Buonasera, buon mercoledì sera. Di solito non siamo usuali a seguire le giornate di campionato dove non è coinvolta direttamente la Fiorentina, infatti eravamo presenti ieri sera, ma questa sera è una serata particolare per una serie N di motivi che spieghiamo subito. Le partite di questa sera possono avere un riflesso diretto sulla definitiva tranquillità della Fiorentina, possono avere un riflesso diretto su quello che capita in testa alla classifica, perché il Sassuolo ha sbancato Milano, il Milan 2-1 nell'anticipo delle 6:30 di oggi pomeriggio. Devo ringraziare personalmente Lucia Petraroli, che ha avuto l'intuito di suggerire questo tipo di trasmissione questa sera, lo studio che vi accompagnerà per le prossime due orette abbondanti, i padroni di casa del mercoledì sera, vale a dire Stefano Cecchi e Giacomo Guerrini. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Lucia Petraroli, la padrona di casa del mercoledì. Ciao Cia, grazie. Grazie a te Giorgio. Michele Tossani, professore e collega, benvenuto. Grazie Giorgio e grazie per avermi invitato per questa prima giornata di Super League. Parliamo anche di questo. Devo avvertirvi, per chi non conoscesse il modo di fare televisione di Michele Tossani, che ha uno spirito molto british, ha una plomb di quelli che arrivano. Sì. Se non stai attento non la pigli, però quando la pigli ti sgarra. Noi siamo frediani, avremo qualche problema allora. No, ma, ma ci saranno sottotitoli sotto. Il british arrivate, arrivate, al decoder incorporato. Greta Beccaglia, ben ritrovata, colei che mi aiuta a fare trasmissione sempre. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto col @toscanatv.com o tramite sms WhatsApp al 342 1971 871. Ovviamente Greta si preoccuperà di Genoa-Benevento, una delle due partite che riguardano indirettamente o direttamente, come vi pare, la Fiorentina. Noi da studio ci preoccuperemo di Udinese-Cagliari e per il vertice, visto che domani ci sono Roma-Atalanta-Lazio-Napoli, stasera ci preoccupiamo di Spezia-Inter e di Juve-Parma, due partite che sulla carta non dovrebbero avere problematiche per l'assegnazione del segno in schedina, però il calcio è strano, soprattutto dopo quello che è capitato ieri. Però prima coloriamo di viola la parte di trasmissione. Tutto bene, tutto bello, tutta gioia? Abbastanza. Nessuna critica, nessuna cosina che non ti è piaciuta ieri sera? Ma proprio niente. Benissimo. Ma proprio niente. Cioè, no, ieri sera bene, secondo me non è un bel segnale il fatto che la Fiorentina abbia interrotto il ritiro, perché io questa è la notizia di oggi, sarei rimasto in ritiro fino alla partita con la Juventus, perché quella sì può essere una partita decisiva. La Fiorentina ha vinto a Verona, meno male, ci consente di guardare la partita del Cagliari stasera con un pochino più di tranquillità. Ma tifiamo lo stesso Udinese? No, certo tifiamo Udinese, che Cagliari dovesse vincere, no, insomma il successo di Verona è una partita in meno, però risiede da capo. Siamo a 5 con uno sconto diretto da giocare, quindi insomma. Però domenica c'è una grande occasione, la Fiorentina potrebbe salvarsi e buttare fuori la Juve dalla Champions League in attesa di vederla in Super League, così ci riprendiamo quello. Poi infatti, parleremo anche di questo. Io stasera ve lo dico. Dillo. Cioè, ci sono scontri che sono utili per noi, tipo Cagliari, Juventus, Cagliari Udinese, se tifo Udinese, Inter Spezia. Però tu tifi Spezia. Io è normale che tu anche se la Spezia Parma, tu stasera sei anno. Parma lo tifo a prescindere, perché Parma Juventus, anche se il Parma si salvasse non mi interessa niente. Giovanni, abbi pazienza, sopportalo, ma con Cristiana rassegnazione. No, è normale sia così, ma anche uno Juventino ti fa contro uno Juventino. Però Inter Spezia Verona ieri sera. Io Inter Spezia tifo l'Inter. Normalmente, no. Negli Juventini non credo che ci sia questo astio che c'è da parte. Allora diciamo gli Juventini miei amici ti fa con Verona. Comunque posso dire una cosa, perché anche questa cosa qui, che gli Juventini quando vinsero la semifinale di Champions League per andare in finale e poi la persero, cioè erano in semifinale Champions League, stavano andando in finale e cantavano in non salta il palo del Cagliari, mamma mia, è iniziato subito bene il Cagliari, vai Giacomo. Insomma, cantavano in non salta e Fiorentina, quindi vuol dire che anche loro insomma proprio indifferenti non gli siamo. Qualcosina c'è. Del Piero ha sempre detto il gol con più gusto, il 3-2 alla Fiorentina, quello è stato anche un gran gol quello. Sì. Gran gol. Sì, gran gol. Per caso. Gran gol. La sbucciola. Gran gol. Quello, gran gol di classe. Cia, ieri sera tutto bene? Hai rivisto la Fiorentina che volevi? Ma ho rivisto la Fiorentina nel primo tempo, insomma, molta sofferenza direi, no? Io non sono così positiva come i miei compagni dall'altra parte, nel senso che ho rivisto la Fiorentina dove ha delle lacune come tutte le altre volte ha dimostrato di avere. Poi si è fatta Puccini, credo che Iachini abbia, quando ha deciso di invertire le posizioni tra Amrabat e Buonaventura, diciamo lì secondo me si è avuta un po' la chiave decisiva, e poi la Fiorentina si è ripresa, insomma, grazie comunque a quel rigore propizio e grazie anche a Casare, insomma, che ha trovato la via del gol. Però devo dirti la verità sul finale, quando poi Salcedo ha siglato
il 2-1, ho avuto il brivido perché mi sono impaurita del fatto che la Fiorentina potesse ricascare nei soliti suoi diciamo scivoloni. Questo dubbio l'abbiano avuto tutti, sì. Io l'ho avuto lo vogliamo più. Raccontare sul Salcedo. L'ho avuto di più quando Quarta sbagliava il gol del 3-1 e c'erano ancora 40 secondi. Ecco, io ho detto lui pareggiano. Ecco, ma lo studio di sera è venuto giù sul gol sbagliato. C'era veramente degli improperi e spero che il gol sbagliato, sia... gol subito si era detto subito. No, però su Salcedo si era detto che non avrebbe segnato mai nella vita. Ecco, appunto, no, cioè, non vorrei raccontare un aneddoto. Resuscita sempre tutti. Ne bevo molto io all'ingresso di Salcedo. Qualcuno disse, ma figurati se Salcedo segna. Qualcuno non gliel'ho mai chiesto. Gol del Benevento adesso, gol del Benevento 0 e Benevento 1. Questo è un risultato. Viola, Nicolas Viola. Ecco, volevo dire appunto tre Viola, punti non caduti dal cielo di più, perché poi la Fiorentina, insomma, da qui alla fine del campionato dovrà raccimolare quel punto, punticino, insomma, qua e là, perché insomma le gare non 30, è che saranno... A 36 la salvi? Beh, sì, quest'anno 36, se non 37, sbaglio, no, ecco, sì, 36-37 dovrebbe essere... 4 punti li farai ancora? Mi auguro di sì, insomma. 3 a Crotone, 1 col Bologna, poi perde anche tutte le altre. Sì. Però, come diceva giustamente Giacomo, ci sta che domenica sia una congiunzione astrale. Per la quale rivinciamo, dici con i fautori della Superlega, anche già esserci finita. Scritto da qualche parte 6 punti con la Juve, sarebbe una roba storica. Successo due volte sole, tutte e due volte la Fiorentina ha vinto lo scudetto. Allora, se succede non può ripetersi, però. Però è così. Michi, dal punto di vista del gioco, ieri sera che cosa ha fatto Iachini? Il suo? Ha fatto di più? È stata la vittoria del gruppo? È stata la vittoria del gioco? Ma quando la squadra comunque va bene e fa un risultato, bisogna, così come quando le cose vanno male, bisogna inquadrare anche l'allenatore. Negativamente, stavolta il risultato è stato positivo, quindi bravo Iachini. Però? La squadra ha fatto quello che può fare in questo momento, forse qualcosa di più. Lascia sempre la sensazione, qualche prova, almeno una parte della prova col Verona, così come l'intera prova col Benevento, qualche altra partita, lascia ancora l'impressione che questa squadra potesse fare un campionato diverso. E quindi io ripropongo la mia vecchia teoria, che effettivamente la squadra non era così malvagia, qualche giocatore ha reso meno del previsto, però probabilmente tu hai dato una macchina a piloti che non avevano ancora la patente pronta per guidarla. Lui ha citato delle partite che sono partite emblematiche, cioè la Fiorentina ha fatto quasi tutti i suoi punti con le squadre di retrovia, quindi diciamo la Fiorentina forse è la meno peggio di quelle squadre lì, però questa squadra è da 3 anni che lotta per non retrocedere, quindi insomma questa cosa per cui un anno siamo stati sfortunati, l'anno dopo, questa squadra è scarsa, cioè lo dice la classifica e lo dice da 3 anni, cioè qui noi a Firenze abbiamo bollato come campioni giocatori promettenti come Castrovilli, come altri, ma sono giocatori nelle squadre di fascia medio-alta farebbero la panchina. Questa è la verità che dobbiamo dirci. Però posso dirci, vengono pagati come se fossero giocatori da Europa, ma non lo sono. E non è che lo dico io, lo dicono 38 più 38 più 38 partite, che fa 124 se non sbaglio. Sbaglio lo dicevamo anche di tale Bernardeschi e di tale Federico. No, di Bernardeschi tu lo dicevi te, giocava a nazionale, abbi pazienza. Ma anche ora gioca in nazionale e si accende. Questi sono i tifosi della Fiorentina e dice glielo porto io, glielo porto la Cariola. Sì. Allora, Federico Chiesa nella Fiorentina dell'anno scorso aveva fatto 10 gol e 9 assist. È corretto dire, si dice anche di Federico, va alla Juventus e farà chissà per quanto farà la panchina, l'abbiamo detto 1000 volte. Io no, no? Perché mi fermo su questo argomento estremamente interessante. State fermi, state carichi, così noi dobbiamo passare alla pubblicità in orario e poi torniamo subito. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook.
Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ad assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Artrosi, artrite, lombalgia, torcicollo, osteoporosi. Tanti problemi, un unico trattamento. Magnetology, un sistema di magnetoterapia messo a punto da Amel Medical, che produce un'azione antidolorifica nelle patologie osteoarticolari più diffuse. Basta scegliere il programma adatto a te ed eseguire il trattamento anche durante la normale attività, grazie al dispositivo portatile. Per una prova gratuita, chiamaci all'831-6445 o su amelmedical.com. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Bene, cambiato il risultato di Genova. Genoa-Benevento 1-1 con gol di Pandev, quindi pareggio. Se una notizia positiva per la Fiorentina. Segna anche Pandev, ragazzi. No, vi avevo interrotto sulla diatriba, li porto Chiesa. Io, non li porto io, Chiesa, Bernardeschi, sì. Erano scarsi, diventano buoni. No, io penso che Chiesa e Bernardeschi sia un ottimo giocatore. Anche ora? Anche adesso. È che, lo riprenderesti? No. Tutta la vita. No, non si riprende. Vantaggio Spezia con Farias. Seconda cappellata nel giro di due partite di Handanovic, che si è fatto passare il pallone sotto le braccia. Buon per Antonio Conte, che perde anche il Milan. Però attenzione, la Juve potrebbe rientrare in bazzica e domani sera c'è Atalanta-Roma. Vai Giacomo. No, dicevo, Bernardeschi è stato un giocatore, fino a che Allegri è stata alla Juve, era centrale nella Juventus, che fece anche delle buone prestazioni in Coppa dei Campioni. Me lo ricordo che fece una partita meravigliosa contro Atletico Madrid. Noi siamo una squadra in lotta per non retrocedere, per cui un giocatore come Bernardeschi alla Fiorentina farebbe comodo. Insomma, sono due giocatori che giocano stabilmente in nazionale, sia Chiesa che Bernardeschi. Quando giocano, non giocano male. Non andiamo al passato, andiamo al presente. Bernardeschi alla Juve si vede pochissimo in questo momento. Voglio dire, con l'avvento prima di Sarri e poi di Allegri. Bene, io direi che della rosa della Fiorentina si vedrebbe nessuno nella Juventus adesso, forse neanche in tribuna. Assolutamente no, allora, sì. Tribuna, addirittura. No, fa per dire, perché se ci sta Dybala in panchina della Juventus, quindi ditemi voi chi della Fiorentina scalzerebbe Dybala dalla panchina. Quello che dicevo prima, se ha detto tutti e Federico Chiesa andava alla Juventus, avrebbe fatto panchinesa per quanto, perché comunque si doveva amalgamare nei meccanismi della Juventus. Ma tutti no, io non lo dicevo, perché la Juventus ha fatto carte false per pigliarlo. Poi a Firenze c'è chi ha detto che Callejon era meglio di Chiesa. Si è detto di tutto a Firenze. Io ero uno degli che cantava con Bosco e Rebonato vincere il Calleone campionato. E Federico Chiesa l'hanno fatto giocare sempre. E Callejon non ha mai giocato, quindi la differenza è anche quella. Però vedete Guerini, lei ha ragione, tecnicamente non si discute il valore sia di Bernardeschi che di Chiesa. Il problema è un altro, che se no lei si merita Superlega. Siccome il calcio sono altri valori, sì. Io non vorrei Bernardeschi in Chiesa, non perché non sono buoni. Ah, vabbè, allora. Non li vorrei perché andare a tifare per Bernardeschi e soprattutto per Chiesa, ma anche no. No, ma io non ti perché sto lei, no. E questo è d'accordo. Guarda, tu stai esagerando, Chiesa. Perché?
se i giocatori sono buoni, che si fanno, si prendano. Prenda Lippi lei, prenda Lippi, prenda Conte, prenda tutta la roba, no, prenda tutta quella roba là. Io stavo prendendo il valore assoluto, cioè li riprenderei, nel senso, non l'avrei mandati via, sì, non che andrei a comprarli alla Juve. Non c'è dubbio, allora, oh, però quindi adesso andate alla Juve non li riprenderesti? Come? Adesso andate alla Juve non li riprenderesti? È come Lippi, se c'è 2000 giocatori, io piglierei De Paul dall'Udinese. Ma con tutti ormai i giocatori sono bagnati di bianco-nero. Ma ragazzi, ma se non si secondo gol del Benevento, Genoa 1, Benevento 2, la Padula. Dai, non ci porta. Ex obiettivo la Padula. Che ringrazio per avermi portato la maglia. La maglia del Perù. La maglia, no, sua. Però sua, c'è ancora veramente del tempo, sì, no, però, quindi però, aspettiamo. Se vince il Genoa è meglio. Cacciatrice di alzavole, no? Uno sta prendendo tutto l'aereo. Esatto. E tu ricaschi. Ci ammazzato. Al volo così. Cioè, con tutti i giocatori che sono nel mondo, perché andare a pensare che Chiesa fosse una Firenze? Ma anche no. No, anche c'è il rischio, Toni, perché se la Juve non va in Champions, non ci sono le tre clausole. No, ma le abbiamo già. Quali sono? Lui avesse fatto almeno 10 gol. L'ha fatti. Avesse fatto almeno il 30% di presenze, le ha fatte. Ah, allora ma poi con i soldi della Superlega, sai quanti soldi c'ha la Juventus? Ah, ormai come sarà forever questa cosa della Superlega. Io avevo letto i soldi della Superlega servivano per pagare tutti i debiti che hanno fatto, però. Forse non bastavano. Esatto, non per comprare a pagare lo voi stipendio di Iesi. Scegliando sopra però la storia della Superlega. Anche su quello bisognerebbe parlare però. In culla. Scenari. Ma non è mica finita, Giorgio. No, no, sì, ma sono d'accordo, vai Michi. Sulla Fiorentina o sulla Superlega? Sulla Superlega per ora. No, sulla Superlega io l'unica cosa che dico, anzi due cose velocissime. Primo, come ho visto insomma tutte grandi levate di scudi, non è la vittoria delle forze del bene sul lato oscuro della forza, perché non è che dall'altra parte ci sono dei samaritani, dei francescani che promuovono il calcio. Però la cosa che io dico, forse in Italia qualcuno ancora non se ne è reso conto, secondo me, è che non siamo più negli anni 80, 90, primi anni 2000. Quindi non siamo più noi le squadre più ricche. Quindi se io non ho i soldi per comprarmi la Ferrari, mi comprerò una macchina più piccola. Quindi se tu non hai i soldi per comprare Ronaldo, o non hai, devi fare all-in per avere, o non hai i soldi per rinnovare il contratto a Messi, questi giocatori andranno dagli arabi, al Paris Saint-Germain o al City, che hanno più soldi. Cioè, che fanno quello che si faceva noi negli anni 80-90. Perché quando le squadre italiane dettavano legge in Europa a fine Paolo 80... Paolo del Cagliari, secondo, due. Pavoletti. Pensa al grande Milan di Berlusconi. Non è perché erano miracolosamente più bravi. Erano più bravi, ma avevano più soldi da spendere. Quindi bisogna accettare che la nostra dimensione in questo momento storico... Ma lei ti fa Fiorentina? Come? Lei ti fa Juventus o Fiorentina? No, perché io... qualunque tifoso viola questo discorso lo fa proprio, ma da anni, da sempre. Bisogna... Lei, ci siamo malamentati noi perché Ronaldo non viene da Firenze? Ma infatti, cioè, la cosa neanche è questa. Oddio, schifo, cioè, secondo me... Ma secondo me l'errore di fondo che nessuno, almeno io non l'ho letto, poi magari colpa mia, ha sottolineato, è che, almeno uno degli errori, è che ci sono delle squadre che hanno avuto la pretesa di vivere al di sopra delle loro attuali possibilità e non possono lamentarsi se non hanno i soldi per competere con il Paris Saint-Germain o con il City, perché c'era un tempo in cui i soldi ce li avevano loro e dominavano loro. Ora tocca ai catarioti, al Paris Saint-Germain, al City, vuol dire che le coppe le vinceranno loro più probabilmente e questi dovranno industriarsi in un'altra maniera per cercare di essere competitivi. Cioè, mi fanno ridere quelli che gli unici che secondo me si possono lamentare fino a un certo punto legittimamente sono quelli dell'Inter e del Milan, perché allora è stato imposto un fair play finanziario che non è valso per il Paris Saint-Germain e per squadre come il Paris Saint-Germain e il City, però non la Juventus. Se la Juventus non è in grado di comprare Ronaldo perché non lo può sostenere, perché si indebita e poi dopo tre anni deve inventare la Super League per salvarsi, non lo comprava il signor Ronaldo e vuol dire che usciva invece che agli ottavi al girone. Ma Agnelli ha detto lo rifarebbe un'altra volta. Segnalo che senza Ronaldo la Juventus va due volte in finale di Coppa dei Campioni, con Ronaldo ne esce a ottavo e quarti. Quindi i soldi sono importanti nel calcio, importantissimi. Certo. Ma non sono tutto. No, perché assolutamente. Poi piccole storie. L'Atalanta lo scorso anno rischia le semifinali e le perde per un niente il Paris Saint-Germain. Per disabitudine. E guardate caso, il tifoso di calcio,
Paris Saint Germain Atlanta, ti fa Atlanta. No, io di Paris Saint Germain. Perché lei è un caso, è un caso. Io no, anch'io Paris Saint Germain. Altro cacciatore di alzavole, è arrivato. Quanto ha goduto andare a Saint Germain. Perché lei ha un fatto aperto con Gasperini. No, io ho l'italiano, ho tutto no, contro. Anch'io per il Paris Saint Germain. Però tutti noi abbiamo esultato quando vediamo se la trovo, quando il Leicester ha vinto il campionato. Sì, anche per io no. Come no? No. Come no? Ma certo. Quello è stato un evento miracoloso sul quale il signor Ranieri, che ha già finito di allenare da 10 anni, potrà campare di rendita per i prossimi 20 anni. Ma tanto l'ha fatto. Per carità. Non guardi il dito, guardiamo la trave. Sì, sì, per carità. Ieri che è successo, secondo me, tutto quello che dice lei, per carità, è vero. Ieri è successa una cosa meravigliosa. Meravigliosa. I tifosi hanno ribaltato un percorso tracciato dal potere. Punto. Poi arriva anche sulla UEFA. Non credo che ieri, si siano ritirati ieri, per via dei tifosi. Per che cosa? Perché ci sarà stata qualche minaccia o qualche promessa dietro. C'era un popolo in piazza, i tifosi, soprattutto in Inghilterra, che ha costretto proprio l'UEFA a chiedere scusa. Sì, ma è stata anche in governo inglese. Non credo che ma si sono messi dei poteri forti, non credo che per 4 tifosi in piazza che dicevano io voglio andare, voglio andare a giocare a Stock. E perché, perché è una bella idea? C'è stato qualcosa poteri dietro. Forti, c'è stato qualcosa dietro. Ragazzi, leggiamo la vostra semplicità. C'è stata una rivolta popolare contro questa idea che il calcio non è più un merito. Attenzione. Io ma sono d'accordo con lei. Stato merito. Sono d'accordo con lei che non è che la UEFA, siccome lo scontro pareggio era del Genoa. Quindi buona notizia. Non è che c'era il bene e il male, cioè non è che c'era Superlega il bene il male, UEFA il bene. Io spero che ieri sia l'inizio di una battaglia in cui il tifoso si riappossessa del calcio. Speriamo. E non ne può più, non solo però Superlega, che è il vertice dell'iceberg, non ne può più di mondiale in Qatar, non ne può più di Supercoppe, del Confederation Cup, come si chiama, non ne può più di 106 milioni dati ai procuratori italiani, 106 milioni in un anno, non ne può più di un calendario pieno, l'avete vista la riforma della Coppa dei Campioni? 107 partite è peggio della Superlega, della nuova Coppa, la nuova Coppa che non è peggio della Superlega. E ieri sia l'inizio di una piccola slavina e diventa valanga e che ci toglie tutto questo affastellamento di un calcio moderno che non piace a nessuno. Posso dire una cosa, che c'è una spartizione non equilibrata, no? Di quelli che sono ovviamente i diritti, di quelli che sono i soldi, perché di fatto poi i alla ricchi fine sono più ricchi, poi ecco, sono più qui, poveri. Cioè, anche nel campionato italiano c'è qualcosa. Sì, ma che calcio è sempre stato, ma i ricchi sono più ricchi. Allora, quindi, ma, cioè, a me della Superlega interessa fino a un certo punto. Io tifo una squadra che una 20ina d'anni fa è fallita perché aveva 70 miliardi di lire di debiti, sì, va bene? Che è nulla. Allora, io vorrei capire una cosa, ma ci hanno fatto una testa così con il fair play finanziario, non sarebbe più successo. Ma queste squadre, che non è che hanno più soldi, hanno più debiti, cioè hanno fatto dei debiti assurdi. Com'è che rientrano di questi debiti? Cioè, la Juventus che ha quanti miliardi di debiti ha? Ora, a fine anno forse va su 600. 600 milioni di euro di debiti. 600? 3. No. Con questa stagione, se non vanno in Coppa dei Campioni, vanno Metti che sono 600 milioni di euro. Ma io ero rimasto come rientrano di questa roba qua? Perché cambiando. Una società. No, ma no, non è che io te lo dico. Io vorrei che la Juventus il prossimo anno, siccome ha 600 milioni di debiti, i giocatori e li deve vendere. Come non ti dico la Fiorentina è fallito. Succede questo. Cioè loro devono giocare con l'equivalente di Ezequiel González che comprò la Fiorentina quando vendette lui Costa. Cioè, l'unico che ti ricordi di Ezequiel González. Qui ci aveva scritto. Fece una grandissima Coppa del Mondo in Panathinaikos di Ezequiel la Grecia. È come me, è votato al martirio. E questo deve portare equilibrio anche in Italia. Per cui una squadra come l'Atalanta il prossimo anno può e deve ambire allo scudetto. Vantaggio Parma! Vantaggio Parma, calcio di punizione, nonostante il coccodrillo, il Parma in questo momento è decisamente più in palla della Juve, gran gol di Brugman su calcio di punizione diretto e diritto. C'è Buffon in Juventus 0, Parma 1. Quel portiere era Buffon. Era Buffon, è stato fermo pallone immobile. Deviato dalla barriera. Vabbè, mio coetaneo. Pallone deviato dalla barriera. Attenzione però, perché se è vero che godete per la Juve dovete stare attenti al Cagliari, perché il Cagliari sta prendendo a pallonate l'Udinese. Vabbè, era preventivabile. Manca De Paul, tra l'altro, nel Cagliari. La barriera, no, portiere. No, nel senso... porta. Vabbè, insomma, bella punizione però. Ho capito, ma era 107 metri. È la barriera si abbassa, non vorrei essere polemico,
L'unico che non salta in barriera ed è sulla traiettoria è Cristiano Ronaldo. Ah, strano. Perché c'era uno... Sì. Il pallone è passato attraverso la barriera della Juventus sull'unico... Vai Gareta, tranquilla. No, Torino-Bologna e... Vantaggio? Bologna. Hai visto? Tutta bene. Roba per te. Voi credete ad andare a Bologna tutta che sia semplice. Stasera. Tutta roba per te. Oh, allora, stavate dicendo... No, dicevo, quindi è bene che queste squadre hanno tutti questi debiti, comincino a ridimensionarsi, perché giusto. Altrimenti ci siamo raccontati le favole in questi anni. Cioè la Juventus non è che vince perché ha più mezzi, vince perché ha più debiti. E allora tutto quello che ci siamo raccontati in questi anni viene meno. Però finché i guadagni cioè, non vengano spartiti in maniera equa, la Fiorentina non vincerà mai lo Scudetto, Bologna non vincerà mai lo Scudetto. Ma non è mai stato, ecco, appunto, ma anche questa ma cosa, non è mai stato così, Michele, ma nel calcio non è mai così. Stato così. Ci sono sempre stati i più ricchi e quelli meno ricchi da quando hanno inventato capito, il professionismo. Quando c'è il professionismo. Da quando c'è il professionismo, negli anni, non so, degli anni 20, credo sia la legge su una cosa del genere, sul professionismo. Il problema è che si è toccato dei divari importantissimi. Ma c'erano anche prima, lo sai qual è secondo me la differenza? Che ora tocca a noi subire, agli italiani. Posso aggiungerti una cosa, però ora Michele, le grandi stanno perdendo, Juve, Inter e ha perso anche il Milan, quindi oggi. Le tre sì. Che si erano iscritte alla Superliga, guarda caso, la nemesi storica. Però se andiamo a vedere gli scudetti vinti negli ultimi 30 anni, l'hanno vinta queste squadre qui. Certo, cioè non è che l'ha vinta altre. Cioè l'ultima squadra sorpresa a vincere il campionato è la Sandoria nel 91. 91. C'è la pubblicità e c'è il Cagliari vicino al vantaggio. Sempre di corsa. Non ce la facevo più. Poi ho provato Sustain in Bioritmo 3. La sua formulazione completa di vitamine, sali minerali e antiossidanti offre più di 70 benefici per il benessere sia fisico che mentale. Rafforza muscoli, ossa, funzione cardiaca, sistema immunitario, mantiene la mente sempre attiva ed è ideale anche per la bellezza di pelle, unghie e capelli. A rilascio graduale durante tutta la giornata. Sustainium Bioritmo 3. Dai ritmo al tuo benessere. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Valle dei Fiori a Pescia, parrucche donna, tupè uomo, anche per chemioterapia. Consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, tagli e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia. Siamo a vostra disposizione con professionalità e riservatezza. La nuova Italia Impianti, gli esperti del clima. Super bonus ed eco bonus, chiavi in mano. Contattaci e affidaci la tua ristrutturazione. Pensiamo a tutto noi. Ci occuperemo del percorso e delle pratiche per ottenere le agevolazioni previste per il super bonus 110%, sisma bonus e detrazione 65% e 50%. Con noi niente più grattacapi o documenti mancanti. La nuova Italia Impianti, assistenza completa su impianti di riscaldamento, condizionatori, idraulici. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizia lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizia ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Grazie.
Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Allora, vediamo di fare un riepilogo, siamo circa alla mezz'ora del primo tempo di questo penultimo turno infrasettimanale della Serie A e devo dire che risultati clamorosi ce ne sono e anche tanto, perché finora Davide strabatte Golia, perché non è il caso di Verona-Fiorentina di ieri sera 2-1, ma è il caso di a Milano Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-0 finora, Crotone-Sampdoria 0-0, Genoa-Benevento 2-2, a Torino, Parma-Juventus 1-0, La Spezia, Spezia-Inter 1-0, Udinese-Cagliari 0-0, domani Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Queste sono le situazioni di risultato per una classifica che in definitiva davanti non cambia, perché perdendo restano sempre 9 i punti tra Inter e Milan, sì. Resta al palo la Juventus che potrebbe avere insidie dal Napoli e potrebbe vedere scappare domani L'Atalanta. Vi stavate interrogando sul futuro della Superlega, ma posso sapere perché è successo tutto sto casino? Mi spiego. Perché al primo refolo di vento è saltato tutto? Possibile che non fosse stato previsto? Io sono possibile che in una struttura... Se l'ha pensato Agnelli è possibile. Se l'ha pensato Agnelli basta guardarlo in faccia, è possibile. Ma possibile che una struttura che aveva pensato anche di farsi fare una sentenza da un tribunale spagnolo, che prevedeva, senza che nessuno si fosse mosso, che nessuno poteva escludere dai rispettivi campionati i partecipanti alla Superlega, non si fosse presa per esempio la situazione dei tifosi? Nessuno. Però perdonami Giorgio, cioè le stesse società non avevano neanche avvertito gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, cioè non Pirlo a caso... Pirlo lo sapeva. Sì, Pirlo sì, ma Pioli per esempio Maldini, oggi sono state, tra l'altro durissimo Pioli attacco sapeva, di Maldini ha a Gazzidis. Il club mi ha chiesto di focalizzarmi sul campionato, quindi Pioli lo sapeva. Sì, magari l'ha saputo dopo, non in prima battuta, non sono stati avvertiti, cioè capisci, non è stato comunque pare chiesto quello che è il parere, ad una partecipazione a una cosa di questo cosa, tipo. La cosa strana è che un accordo fatto fra persone simpatiche o meno simpatiche, ma insomma, manager, la Fiat. Manager. Sì. Stra-manager. Florentino Perez è un signore che insomma, nel mondo. Non solo, avevano già chiesto 3 miliardi e mezzo di finanziamento. No, gliel'ha offerti la offerta. Erano già pronti a una banca d'affari. La JP Morgan. La JP Morgan, importante. Cioè, allora ti chiedi, com'è possibile che in 48 ore questo che sembrava una fortezza inespugnabile vedo una strada di carte? Questo è inspiegabile, perché al primo refolo di vento. Tutto via. Tutto via. Ora devo dire che la reazione... Una rapidità esagerata. È anche vero, però... Non si aspettavano forse questa reazione. La reazione del mondo, mio mondo, è stata veramente una cosa inaspettata e meravigliosa. Perché... Anche perché una notizia è andata nelle prime pagine dei giornali, ma anche dei TG, no? Hanno aperto tutti con quella... Sì, ma la reazione delle tifoserie, ma anche delle tifoserie nobili, nel senso che... Abbiamo visto in Italia, no? L'Inter, tutta la tifoseria, e anche personaggi di spesso... Fanno battaglia, fanno l'appello, il segretario del PD, il presidente del Consiglio, Draghi e ancora Boris Johnson. Cioè, è un mondo intero che si è ritrovato sulla stessa. Tanti ex calciatori importanti anche poi, hanno Poi noi parlato. Banalizziamo il fatto che Klopp, allenatore del Liverpool, avrebbe dato le dimissioni. La Superlega è la corazzata Potemkin. Milan, no? E gliel'ha fatta il padrone. Cioè, e quindi probabilmente di fronte a questa onda d'urto, le società Guardiola. Inglesi sono mollate lì, è partito la City se non sbaglio il primo, ma sì. Lo sfarinamento è stato lì e la cosa incredibile è come non avessero previsto questo, perché se avessero chiesto a qualunque tifoso, però scusami, 20 giorni fa, Nainggolan vicino al vantaggio del Cagliari. Stefano, secondo me tanto anche
è entrato quello che poi hanno risposto UEFA e FIFA, perché attenzione, secondo me i giocatori non erano stati avvertiti. Attenzione che c'è una punizione pro Juve Dybala Ronaldo, la loro posizione e per il siluro di Ronaldo e per il mancino dell'argentino, parte Dybala, no. Deviazione della barriera, angolo. Scusa Lucia. No, nel momento in cui i giocatori si sentono privati di una, ti immagini Ronaldo non può più andare a giocare con la maglia del Portogallo, cioè ce lo vedi lui che rinuncia. Ma questo ad una cosa non ha contato nell'onda d'urto. Però è marginale, non a caso Rai l'ha detto, noi difenderemo gli interessi dei giocatori, punto e là. È che si è mosso veramente un mondo intero. Però vantaggio Cagliari a Udine, attenzione perché questo è un risultato che rompe tanto l'anima e ci fa forse cambiare anche un pochino di umore in studio, azione che nasce con un contrasto sospetto a centrocampo, il mio accenno di accento era per un'occasione della Juve, Cagliari che va a segnare con un gran lavoro di Pavoletti ad incrociare Udinese 0, anzi Gio Pedro. Udinese 0, Cagliari 1 e siamo ritornati a più 5. Cagliari con però una partita in meno. Io ero convinto che il Cagliari vincesse a Udinese. Vincesse, siamo al 36. Sì, aspetta. Ma l'Udinese ha le stesse motivazioni del Verona. Ci sta che il Cagliari vinca. Secondo me, se per come sta andando, se il Genoa battesse il Benevento, saresti contento. Mi basterebbe. Io l'ho messo in conto che il Cagliari stasera facesse punti. Magari spero di sbagliarmi, ma lei ride, Guerini. No, rido perché ho visto un pochino, insomma, Parente sta giocando solo il Cagliari, quindi... Sì, questo è vero. Questo è vero, sta giocando davvero solo ed esclusivamente il Cagliari, ha più voglia, più determinazione. Detto che chi è Bonifazi, chi è il difensore, mamma sì. mia. A fronte di questo mi chiedo, Bonifazi, la Fiorentina avrà tutta questa grinta e questa garra che sta mostrando oggi il Cagliari? Perché, voglio dire, no? Il Cagliari o comunque le altre... Cagliari ci crede. Ci crede, cioè con l'avvento poi di Semplici mi sembra abbia messo proprio una marcia in più. Le ultime due. Dal Parma, perché prima... Dall'85esimo del Parma, partita col Parma, che prima zero, zero Carbonello. Sì, vabbè, da quante partite è arrivato? Non tantissimo. 4-5. Non è detto che sia stato dato buono il gol, perché stanno rivedendo, come vi dicevo, quel contrasto a centrocampo da cui è nato. Quel contrasto di partenza. È nato, potrebbe esserci un fallo a inizio azione, per cui stanno valutando se sia da tenere buono il gol però oppure un difensore di Serie A un po' fa saltare così in aria. Ora Joao Pedro è un giocatore che a Firenze prenderei subito. Anche lui. No, perché ho sentito... Bernardeschi lo ripiglio, quello lo ripiglio. Non mi risulta Gio Pedro sia andato via da Firenze sbattendo la porta. Dire, ci sono tante porte aperte a Firenze. Ma io posso fare un elenco di nomi però, di Gio Pedro. Ma perché bisogna sempre riprendere gli ex? Si può andare un po' avanti. Ma Gio Pedro non è mangiato. No, lo so. Fallo tutta la vita, credo che non venga dato buono il gol del Cagliari. No, è stato... Fallo tutta la vita. Ma tanto lo fa e Cagliari prima o poi lo fa, perché stanno giocando a una porta. Una domanda per Michele Tostani, l'Inter può crollare e si riapre il campionato? La vedo molto dura, non credo proprio. Difficile una squadra di Conte crolli. Niente gol per il Cagliari, niente gol per il Cagliari. Meglio. Meglio. E poi anche se dovesse crollare, vediamo chi sono c'è dietro. Anche poi, chi c'è dietro in grado di scavalcare? Nessuno. Il Milan si è fermato. Quanti punti c'è tra l'Atalanta? C'ha un pochino, ma credo che Conte ormai abbia già indirizzato. Abbia già segnato sul calendario il giorno in cui andrà a alzare il trofeo a casa di Agnelli. C'è quasi il Juventus, pareggio di Barella. L'Inter che onestamente e sinceramente ha preso il classico gol di quella che spinge, pigli un contropiede e vai sotto 1-0, poi non riesci più a raddrizzarla, almeno per ora, però è abbastanza lucida, abbastanza tranquilla. Secondo voi fa più notizia la sconfitta dell'Inter o quella della Juve? Quella della Juve. Perché? Perché è la Juve? Dell'Inter. No, intanto gioca in casa col Parma. E lo Spezia la squadra ha messo in difficoltà altre. E poi secondo me l'Inter può anche permettersi passi falsi. La Juventus no. Perché l'Inter campionato l'ha già vinto. La Juve si gioca la Champions. Ma di altre scaramanzie l'Inter campionato. Oggi Pirlo l'ha detto. La Juventus non è in Coppa dei Campioni ancora. Michi, perché invece per te fa più notizia l'Inter? Perché la Juve tutto l'anno che fa così. Ha perso 5 punti. Gentili, ma proprio stasera. Scusa, proprio... Ha regalato, insomma, metaforicamente. Diciamo, allora, mettiamo un altro... Il Benevento si è conquistato 5 punti contro la Juventus. La Fiorentina ha conquistato 3 punti. Pareggia l'Inter. Pareggia l'Inter con Brozovic. Perisic.
Vediamo se viene dato buono il gol oppure no. Male. Forse che c'è poi... un VAR però per un fuorigioco, vediamo. Che poi si è fatto male Perisic. Al netto poi di una carriera che credo gli auguro sicuramente brillantissima, e a Pirlo dico, e al netto di, del valore che comunque non si può giudicare dopo un anno, ma nel caso in cui la Juventus malauguratamente per lei dovesse rimanere fuori, non credo accada, però dovesse rimanere fuori dalla Champions, ci sono due cose che vanno dette. Primo, che il nuovo Maifredi non era Sarri. Secondo, ma chi è che l'ha messo Pirlo in panchina? Lo stesso che ha creato quella baraonda della Super League. Credo che alla Exor non saranno contenti. Ed è anche lo stesso che ha cacciato Marotta. Credo che alla Exor non saranno contenti. Il VAR sta guardando se convalidare oppure no il gol di Ivan Perisic, che nel tentativo, riuscito poi di mettere dentro il gol dell'1-1, ha un problema muscolare. Gol buono per cui l'Inter va a più 10 in questo momento nei confronti del Milan e più 12 nei confronti della Juve, se non sbaglio. Così, più tanto. Più tanto. Ci aggiungo anche ha detto ha buttato fuori quello che l'altro, anche Allegri, ci metterei anche questo, perché poi insomma c'è stata anche questa cosa che secondo me ha segnato molto poi. Allora, dopo questi fuochi d'artificio iniziali delle partite, io però vi riporto in casa Fiorentina. Perché non sei contento che sia finito il ritiro? Non mi ricordo più se sei tu Giacomo. Lui. No, è un brutto segnale perché non è finito, tornano a casa stasera e giovedì e torneranno in ritiro venerdì fino appunto, a domenica. Ma è iniziato, è una via di mezzo. Sì. Una scelta tra società, calciatori e allenatore. Ma è mai iniziato questo ritiro? Perché c'era il rimando, poi è finito. Cioè, è iniziato? C'è stato questo ritiro o no? Io penso che, visto che io avevo detto c'era stato questo ritiro, visto il risultato di Verona, visto quello che farà e che potrebbe fare il Cagliari a Udine, vista la difficoltà della partita di domenica, io avrei preferito che la squadra rimanesse in ritiro fino alla partita perché alla Juventus. Tu hai visto nella partita di Verona di ieri il risultato del ritiro? No. Io vedo in questa interruzione in ritiro, come dire, un... No, la vittoria di Verona, figlia del ritiro. Pareggia la Juventus. Ha pareggiato la Juventus, 1-1, calcio d'angolo di Cuadrado, testa di De Ligt, conclusione vincente di Danilo. Gran bel gol. Bello. Gran bel gol davvero. Danilo è da poche cose buone fatte da Pirlo. Scusami, non è Danilo, è Alessandro, credo. Tutti e due, sì, Alessandro. No, ti dicevo che sicuramente io leggo questa interruzione in ritiro come dire vabbè, è fatta, invece non è fatto nulla, quindi io avrei preferito... Bene, però la vittoria di ieri è figlia del ritiro. Questo non te lo so dire. Non hai visto una squadra più compatta? No, ho visto una squadra, ha giocato una squadra più scarsa delle altre, Verona che non segna nemmeno con le mani. Cioè, ora tra il Verona e Sassuolo c'è due categorie. Infatti, 3-1 da quell'altro. Esatto, quindi... La Fiorentina o il Verona ha fatto quello che ha fatto generalmente in tutto il campionato alle squadre medio-basse, ha vinto o non ha perso, quindi molto bene, però appunto la strada è lunga perché possono bastare 4-5 punti oppure no, a seconda di come vanno le partite, di come vanno tutti questi incroci. Io e Cecchi siamo abbastanza anziani, lui più di me. Io mi ricordo quando siamo retrocessi con Cecchi Gori, Laudrup, 93, la Fiorentina è retrocessa con 31 punti, che ai tempi però, con 30 ci si salvava, con 25, insomma con una quota salvezza molto alta. Molto alta, la raggiunse e andò in B con la classifica avulsa, quindi insomma l'abbiamo vista tutti, quindi noi dobbiamo stare tranquilli. Quindi questa a partita dalla Juventus è una partita importante, non va data per persa e va preparata al meglio. Io avrei preferito un ritiro fino a domenica alle 5. Secondo me, da quanto ho capito, scusate per precisare sul ritiro, credo che la squadra sta insieme tutto il giorno, cioè proprio dalla colazione alla conclusione degli allenamenti, e va soltanto a casa per dormire. Questa è diciamo la spiegazione che hanno dato. Quindi diciamo un semiritiro, come lo vogliamo definire. Ecco. Un ritiro a metà, ma servono i ritiri, Michi? Nel calcio di ora secondo me non tanto. Prima forse sì, ma nel calcio di ora... va in ritiro, c'è il cellulare, quello e l'altro, cioè non sei mai all'interno proprio, cioè dovrebbe fare un ritiro come a scuola, cioè nel senso siamo tutti lì, via cellulari, infatti. Magari non così, però il ritiro io lo intendo, prendi, vai a Santa Maria di Castrozza, lì, cioè quello è un ritiro secondo me, no? O magari vai sulle colline di Fiesole piuttosto che a Scarperia, che ne so, fai gruppo e stai nell'albergo, stai nella sala riunioni, stiamo tutti insieme, giochiamo a carte quando torniamo dall'allenamento. C'hanno la PlayStation, c'hanno il cellulare, quello è un ritiro, perché così mi sa che non... Cioè.
Quello oggi sarebbe considerato sequestro di persona. Una cosa con il calcio di ora. Poi dubito che passino coscestini a ritirare i cellulari, giusto? Appunto. Finito il primo tempo di Torino, Parma, la vedo dura. Comunque, da ora in poi, tutte le partite della Fiorentina giocherà, tutte, anche quelle della Juventus, con la Lazio, sono la partita che potrebbero segnare la stagione. Quindi va preparata al meglio, la preparino come vogliono, però, cioè, il discorso delle tabelline, si fa 3 punti a Crotone. Finito? No, la Fiorentina deve fare punti sempre a partire dalla partita di domenica. Ne bastano 37 per salvarti. E non lo so, perché bisogna vedere che fa Cagliari, perché se Cagliari vince stasera e vince domenica con la Roma e non si perde la Juve, ha 2 punti. Poi non lo so quanti punti bisogna fare. Sicuramente a quel punto la partita di Cagliari diventa un determinante. E quindi, insomma, determinante. Invece la Fiorentina deve andare a Cagliari con un margine di almeno con i 5, almeno con i 5. 4. Almeno. Anche 4. Sì. Almeno una partita, sì. Via, mettiamolo. Però non ci si può partita. Ritrovare all'ultima partita, tipo l'anno scorso e quello prima, o il Genoa, qui eravamo. Cioè, che si arriva lì sempre col filo, no? Con l'acqua alla gola, insomma. Un po' di polemiche a Spezia tra bastoni e terzi, se le sono dette di santa ragione. Un po' di nervosismo, del resto, quando Conte carica un po' troppo la gente. Attenzione al Cagliari, che è sempre costantemente in aria. C'è chi carica troppo e chi carica? Gio, e chi carica meno, secondo tipo? Me. No, nel senso, poi c'è chi avrà da ridire, ma avendo allenatori come, sì, come però, Conte, no? Però Lucia Di Bono, ma uno non è della Juve, diccelo. Ora, a parte all'Inter, però io sto parlando dell'allenatore, non della squadra o della maglietta che indossa, cioè averne allenatori. Ma Conte vince lo scudetto, una squadra è 3 volte più forte di quell'altra. Finito certo, il primo tempo. C'è una malattia, siamo a sindrome di Stoccolma, che fa innamorarti il rapitore. Lucia, sta a rapitare la Juventus. Cioè, tu sei innamorata di tutti, Lippi, Conte, cioè. No, poi io il tifo, no, innamorata il tifo, no. Il tifo non è soltanto vittoria, anch'io voglio vincere. E chi mancherebbe? Chi è che non può vincere? Il problema è che se io ma c'è anche una via di mezzo, no? Certo, la via di mezzo non ti fa la Juventina. Pareggiare. No, pareggiare. C'è anche una via di mezzo, ci si può stare anche... Io ho la mia idea, siccome io il tifo me lo scelgo, non è che l'ordine hai, dottore. Però scusi Cecchi, lei preferisce quindi stare, quanto siamo ora? 14esimi in classifica, non vincere mai, soffrire... No, però... Banalizzo e concretizzo il concetto estremamente intrigante di Lucia. Preferisci essere tifoso della Fiorentina o tifoso della Juve? Perché questa è l'alternativa che ti propone. Ho detto, c'è una via di mezzo anche. Nessun tifoso della Fiorentina è contento di essere 14esimo. Ma nessun tifoso della Fiorentina, di fronte alla maglia di sudore di Miraghi e quella piena di scudetti di Ronaldo, lo sa quale scegliere, eh? Io sono quella di Miraghi. Non so, perché l'altro giorno non si disse di questo argomento, in tanti dissero che invece... Io parlo per me, ovviamente, rappresento già me stesso e a volte mi contraddico con me stesso, quindi... No, però per come vedo io la penso, passione... No, ma io concordo con il suo ragionamento, però penso ci possa essere anche una via di mezzo, insomma. Certo, tra Irini e Conte scopriamo l'allenatore che non è l'allenatore della Juve. Allenatori come Conte, come bene, Lippi, scelgo i 2998 che non sono Conte e Lippi. Ma stia attenta, non perché sono stata alla Juventus... Perché io Allegri prenderei a Firenze, io Ancelotti prenderei a Firenze, però alcuni giocatori, alcuni allenatori marchiano un'immagine, per fortuna. Lo Antonioni, anche quando è arrivato Di Livio? A me Di Livio... anche quando è arrivato Torricelli? Anche quando è arrivato Trapattoni? Trapattoni sì, Dio buono. Trapattoni sì. Trapattoni è stata una rovina a Firenze. A me ha raccontato un altro mondo diverso. Sì, Torricelli ha ragione c'è. È nelle nostre corde. Il ragazzo che arriva insomma dalla Serie D dove giocava e poi la Juventus lo prendiamo noi. Cioè, falegname. Insomma, il calcio è suggestione, poi non è che c'è una logica. Io vi racconto la mia logica. Quando ci sono alcuni giocatori, io Totti non lo vedrei mai allenatore della Lazio, ma mai. Come non vedrei mai Rivera dirigente dell'Inter e non vedrei mai Antonioni che fa il DS della Juventus. Perché? Perché c'è una storia alle spalle, c'è un profumo, un senso di tifo. Quando io vedo Lippi e Conte, li gratto, vedi il bianco-nero, c'è poco da fare. Sì, però allora, toccavo proprio delle bandiere. Perché identificano cecchi, cioè, allenatore o calciatore di fondo. Antonioni e Totti sono soltanto stati in quelle squadre. E perché Lippi, dove, cioè, mi faccio Conte capire. Guardi, c'è più signore, in Italia, ha fatto esperienza all'estero. C'è più signore, ha avuto Lippi, perché dice, io prendo Lippi e vinco. Come fece a suo tempo Moratti? Sì. Cosa hanno vinto? Niente. Ovo. Ma siamo noi... Perché un allenatore da solo non farà mai niente. Certo, cioè, chi pensa che prendendo Lippi si vince, fa un discorso provinciale.
Chi pensa invece che la Fiorentina debba essere altro e incarnare altri valori che oggi non ci sono, questo mi manca la Fiorentina di oggi. Credi che Lippi non ti possa portare questi valori? Professionalmente parlando, è un allenatore che ha vinto il mondiale. Quando l'ha vinto? Nel 2006. Allora riprendiamoci anche Vicini, ancora in pista. No, morto, non l'ha vinto il mondiale, perché poi è morto. Berzotto è morto. Pozzo, Pozzo, Pozzo anche lui. La maglia che hanno vestito da l'uomo di sport, l'uomo che c'ha una certa personalità, l'uomo che ha fatto determinati risultati, cioè, secondo me, poi se non ti piace Lippi, che ne sia una, posso dire una cosa, non possiamo Lippi è l'interprete perfetto dell'arroganza e la tracotanza della Juventus, che interpretano alcuni elementi. Lippi, Nedved, Agnelli, Bettega, la presunzione e questo modo di pensare ed essere meglio perché hanno vinto e come hanno vinto. Ha detto ora Agnelli, noi si è vinto 40 volte, cosa volete? Cosa volete da noi? E questa gente qui, con me, non c'entra nulla, anche perché poi vado a vedere come t'ha vinto. Allora, sa chi ha vinto 4-0 con tutti? Senta, quando hai vinto, poi si è visto... Voglio contraddirla, sa che ha vinto poco per la squadra. Sì, va bene, però sa che quando ha vinto alla grande. Cioè, le vittorie di Sacchi non sono state per un fuorigioco o per una cosa. Per la nebbia di Belgrado. Allora, un conto. Cioè, Boniperti è sempre vivo? Scusa, a me se mi viene Lippi e mi fa vincere qualche cosa, a me non me ne frega nulla. Da questo punto di vista, che bandiera a lei, di che maglia a lei. Guarda, se tu vuoi vincere, puoi fare una cosa scelta. Tifi Juventus, tifi Barcellona, è più facile vincere. Allora, è possibile con tutti gli allenatori c'è nel mondo. Io tifo per la mia. E cerco di portarmi in casa quelli che scusami, sono allora non devo prendere. Scusami, Giorgio, allora non devo prendere nemmeno di sport. L'interista vero, è un l'interista vero, c'è un piccolo. Voi vincete lo scudetto. Vuole vincere. L'interista vero, secondo me, c'è un piccolo dispiacere. I tifosi della Fiorentina vogliono partecipare o vincere? No, io voglio vincere. Voglio vincere. Cerco di prendere quelli che mi fanno vincere. Ma voglio vincere. Ma ci sarà in tutto il mondo qualcuno più neutro di Lippi? Pigli Mourinho? Allora, Pigli Mourinho? Chi? Pigli Mourinho? Sì. Tutta la vita. L'allenatore dell'Inter. Ma ha fatto le manette alla Juventus, io lo pido di corsa. Allora non si deve prendere il Gattuso, perché Gattuso è in Milan. A parte il Milan, ma non è la Juve. Poi voglio dire, non è la stessa roba. Non è la stessa cosa. Ma voglio dire, Michi, io vergognandomi un po', quando... Se lo vuoi vincere lo scudetto con l'Epo, che poi dopo vai un giorno in pretura... Lo vuoi vincere con Moggi? Che ti dicono? Io no! Ma te ti facciano le lezioni, non mi ricordo, la roba pietosa davanti a Guarinello. Io no! No, preferisco stacco io. Guarda, mi dice una cosa oggi nel mondo del calcio, non è vergognoso. Sono sentimentali loro. Sono i tifosi che hanno fatto ieri. Ma c'è una cosa che non è vergognosa. Positiva, no. Scusate. Michi, riportaci nel seminato della discussione corazon caliente, come sono quelli di Giacomo e di Stefano. Gattuso va bene per la Fiorentina come allenatore? Ma guarda, come ha detto te, secondo me... Sì, però dipende sempre da altri due fattori, perché l'allenatore nel calcio di ora, secondo il mio modesto parere, conta molto di più di 30 anni fa, perché ci sono molti meno fuoriclasse, nonostante quello che si dica, e anche i fuoriclasse di ora, tipo i Ronaldo, i Messi, sono sicuramente dei fuoriclasse che hanno scritto la storia del gioco, di un gioco che ora è da PlayStation, perché il calcio di ora non è quello di 30-40 anni fa. Però credo che è una delle componenti, sia una delle componenti. Ci vuole la società e i giocatori. Perché se arriva Gattuso e poi gli si fa una squadra non adatta a lui, oppure non viene sostenuto nei momenti di difficoltà che sicuramente ci sono, allora, perché ci sono tutte le squadre... Tu sei il nostro scanner vivente degli allenatori. Se vuoi fare dei nomi, bene, però prova a fare degli identikit di giocatori che dovrebbero servire da mettere nella squadra di Gattuso, cioè la Fiorentina dell'anno prossimo. Ma io... Che portiere, che tipologia di portiere deve avere? Uno che gioca con i piedi? Che sappia giocare con i piedi. Benissimo.
Dragoschi no. Però, no. Serve gente, sì, però anche lì anche quello fa giocare, fa giocare Ospigna che perché sa giocare coi piedi, che è meglio di Meretti. Con ma i piedi ha deciso. Copiati sì. Ah, copiati sì. Infatti, però in porta sono ben Meretti. Siccome Gattuso ha bisogno di un portiere che giochi con i piedi, sì. Dragoschi. Quanto durerà questa volta di ripartire da dietro? Dragoschi via. Centrocampisti, i due difensori centrali, un difensore centrale, cosa ne vuole lui? Se vuole se ripete quello che ha mostrato al Milan, che poi è quello che ha mostrato al Napoli, gli servono due centrali, anche loro, che sappiano giocare da dietro. In mediana gli può andare bene avere due cagnacci, come si diceva prima, perché era comunque partito con la coppia Dembe Bakayoko, quindi anche se dovesse avere due mediani potrebbe farcela, e poi gli serve qualità davanti. Giocatori di qualità davanti servono a tutti. Vlahovic è la tipologia di punta che gli può andare bene. Sì, sì, sì. Vlahovic è una tipologia di punta che può andare bene a chiunque. Quante squadre sono della serie? C'è un allenatore a cui Vlahovic non va bene. No, lui c'è anche Silva. Con Sarri, Vlahovic farebbe 30 gol. Io però sono d'accordo, allora, Gattuso gioca a 4. Sei d'accordo sulle cose? Sì, su altre no. Beh, Gattuso allora, gioca a 4. Per me ce le dici dopo la pubblicità, ricordatele però, perché la pubblicità sarà, è lunga, te le dimentico. Sarà dura, vi salutiamo. Scrivo. Da Euronics ti aspettano lo sconto IVA e il doppio sconto IVA. Scopri le offerte su migliaia di prodotti. Il momento per rinnovare la tua tecnologia è ora. In negozio e online su euronics.it. Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Soprattutto in questo periodo di pandemia, scegli di donare il tuo 5 per 1000 ad HHPP Onlus, che da 18 anni porta aiuti sanitari e umanitari alle popolazioni più povere del mondo ed aiuta i più bisognosi del nostro territorio. Sostieni i progetti di HHPP Onlus con il tuo 5 per 1000.
la speranza che Stefano Cecchi non si sia dimenticato quello che voleva rispondere a Michele Tossani. Resta lì, sono convinto che tu te lo sia dimenticato. Esatto. Vediamo i risultati dei primi tempi e la relativa classifica. Ieri a Verona, Fiorentina-Verona 2-1, oggi a Milano, Sassuolo-Milan 2-1, Bologna-Torino 1-0, Crotone-Sampdoria 0-0, Genoa-Benevento 2-2, Juve-Parma 1-1, Spezia-Inter 1-1, Udinese-Cagliari 0-0, domani Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Per una classifica che dice Inter 7-6, Milan 6-6, Atalanta 64, Juventus 63, Napoli 60. Guardate quanto è importante. Domani Napoli-Lazio, con la Lazio a 58, e Roma-Atalanta che è a 54. Sassuolo 49, Verona 41, Sampdoria e Bologna 40, Udinese 37, Spezia, Fiorentina, Genoa 33, Benevento 31, Torino 30, Cagliari 26, la Parma chi se ne frega. Tranquilli? No, per nulla. Domani dobbiamo tifare la Lazio. La Lazio? Che c'ha una Napoli. Gara da recuperare. Perché? La Lazio. Perché la Lazio deve giocare col Torino. Per la gara da recuperare. E quindi poi se deve giocare anche noi per la Lazio. Sì, vabbè, ma tanto se quando va a giocare col Torino... Più su, poi quando gioca col Torino ha esatto. Più voglia di fare punti. Cioè, non bisogna sperare che il Genoa batti il Benevento e che Cagliari riesca a non fare gol. Sì, ma alla fine se la buttano dentro le mani, secondo me stasera Udine. Però sì. Vediamo. Cosa dovevi rispondere a Michelino Tossani? No, sulla storia di Gattuso, che sì. Non ero d'accordo sulla difesa, perché Gattuso gioca a 4. Secondo me la coppia Milenkovic quarta non sarebbe male. Lui gioca sempre uno stopper Milenkovic e un giocatore ai copiedi. Però Stefano, perdonami, poi vi lascio discutere, non credo che Milenkovic resti. Non credo nemmeno no, io parlo dal punto di vista tecnico, certo. Grazie. Però credo, se Milenkovic dovesse rimanere sarebbe Koulibaly il giocatore da dare la marcatura più importante, e poi quarta che con i piedi a parte che non stia giocando benissimo quarta, però con i piedi non è male quarta. Sì, sì, no, ma infatti non è male con i piedi quarta. No. Casomai i problemi arriverebbero sui laterali. No, arrivano anche problemi atavici a Firenze. Cos'è? Non concordo. Allora, a parte secondo me Milenkovic bene vada via, perché è un giocatore scontento, quindi a Firenze è inutile tenerlo. Però per essere scontento lei è meno peggio, no? Ma parliamone, se ha fatto prendere De Begon anche lui. No, sì, però... Io, diciamo... Quarta in una difesa a 4 ce lo metto. Insomma, in Argentina gioca a 4. Sì, in Argentina, in Italia a me tutte queste garanzie me le dà. A me quello 2-1 Juve. Vantaggio della Juve con ancora Alexandro. Ancora Alexandro, doppietta di Alexandro. Juve 2 Parma 1. Beh, è Super League ormai, infatti. È qualificata. Quindi la difesa da rifare. Io mi fido di una cosa, che probabilmente se viene Gattuso qualcosa insomma, non è che li faranno la squadra loro, e quindi mi fido delle scelte di Gattuso. Io credo che questa squadra sia da rifondare, e quindi secondo me quarta, mettiamo la difesa, la Fiorentina gioca una difesa a 4 con due centrali, quarta è uno dei quattro centrali. Ma dire ci sa quarta, ci fa 38 partite, siamo tranquilli, io non lo sarei. Se dire però La difesa deve essere quarta rifatta. Quarta fa parte della difesa, e quest'anno ha preso 59 reti. Però, no. Ragazzi, e Igor? Igor in panchina va bene. Dobbiamo che panchina. Io per esempio terrei sia Igor che Caceres, che è venuti nella rosa. Caceres, nella sì. Caceres, se fosse possibile, sì. Assolutamente. Ma anche venuti. Deve io ho detto Igor Caceres. Venuti pare li facciano il rinnovo a due anni. Come si chiama? Lirola? Quello di Cagliari. Ragazzo. Duncan? No. Il ragazzo Sottil gioca un attacco. Sottil è un altro di quelli. Sottil è un giocatore nella rosa, ci può, anche perché questa è una squadra da rifondare, ma quindi non deve mica tornare Sottil. Tra l'altro Sottil è un giocatore nel gioco di Gattuso, ci può stare bene. Tra l'altro nel 4-2-3-1 di Gattuso è perfetto, da un punto di vista tecnico è perfetto. Poi assolutamente, se non sbaglio. Ora sì, perché è stato infortunato. Poi Sottil le qualità si sono viste. Un giocatore perfetto per Gattuso è Rabat. Nei due mediani finalmente gioca nella sua posizione. Cagnacci, a cui faceva riferimento. Magari è vero che Gattuso gioca, all'inizio giocava, anzi Bakayoko Demme, no, giocava Fabian Ruiz o Demme Fabian Ruiz, ma Fabian Ruiz non rendeva, tant'è vero il problema di cui è stato accusato Gattuso è che quando gli sono mancati, perché Gattuso a Napoli è più criticato che Iachini a Firenze,
Il problema è che quando gli sono mancati i due davanti, cioè Mertens e soprattutto Osimhen, lui ha continuato a giocare con il doppio mediano e non è tornato ai tre, e questo ha creato dei problemi di posizionamento ad alcuni giocatori, compreso Fabian Ruiz, perché Fabian Ruiz come secondo mediano non ha reso, perché era un interno. Sta giochicchiando, l'ha visto, però ha fatto fuori Bakayoko. Esatto, quindi comunque lui può giocare con due mediani, Gattuso, o con un centrocampo a tre, però a Rabat io credo... Poi io penso sempre che un giocatore, se sbaglia una stagione, soprattutto se è un giocatore che viene da un'ottima stagione come quella che ha fatto Verona, un'altra diamogli, cioè non, non buttiamo subito via tutto. Ma ribadito, guarda, anche Pulgar ci può stare. Ma Pulgar secondo Pulgar me non è stato uno dei peggiori. Non è un fenomeno, verità, però è un buon giocatore davanti alla difesa. Siamo sempre però alla ricerca, e seguo il discorso che state facendo con Michele, dei titolari. Pulgar lo può fare secondo me, ma titolare davanti alla difesa deve fare grandi colpi. De Paul, cioè se De Paul fare una squadra vera, magari qualcosa deve comprare. Centrocampo Pulgar, De Paul, Amrabat, comincerebbe a essere che centrocampino. Comincerebbe a essere notevole. In panchina Castrovilli, Vlahovic, prima punta, e esterni vediamo un po'. Sottile è un altro. Scusate, noi stiamo organizzando. Vabbè, uno c'ha né Cagliari né Crotone. Abbiamo detto Messi e Messias. Giocatore e Messias, per esempio. Voglio dire, ma due giocatori. Noi stiamo costruendo la squadra per Gattuso. Quando Gattuso sappiamo neanche per spendere poco, se il Parma procede, andate al Parma e direi: quanto costa Mann? Possiamo permetterci, insomma, qualche colpo ce lo aspettiamo, no? Io prenderei Nandez, quest'anno Nandez. No, perché Gattuso non penso giocatore venga con questi giocatori. Pedro qualcosa costa, De Paul credo costi, ma dal Cagliari si pesca, cioè da queste squadre, soprattutto se dovessero andare in B, perché sono giocatori non da Serie B, che hanno trovato un'annata storta. Se vanno in B, esatto, se vanno in B non ti possono nemmeno chiedere delle cifre spropositate per comprarli. Vabbè, Sottile è tuo. Stiamo sognando, stiamo facendo. Allora, arrivano parecchi. Poi c'è Comorin, il prossimo. Mi mancava già Comorin. Ah, tra l'altro l'ultima notizia di oggi è che è ancora a parte. No, è ancora a parte. Ma gioca il prossimo anno. Scusate, aspettiamo però, aspettiamo. Diamogli una stagione. A chi? A Comorin, aspettiamo. Perché? Erano sei mesi che non giocava. Michele, una domanda per te, più che una domanda, un po' una provocazione. Perché difendi sempre Pradé? Uno che ha sbagliato quattro sessioni di mercato, che si appoggia solo a un procuratore, ci ha fatto lottare solo per non retrocedere. Ti ricordo che fu lui stesso a dire che di registi la Fiorentina ne aveva tre: Amrabat, Pulgar e Duncan. Vabbè, allora, io non è che difendo sempre a prescindere Pradè, dico che non è il primo o l'unico colpevole, come una parte della piazza lo ritiene. I mercati li ha sbagliati, bisogna vedere cosa gli avevano chiesto, perché si diceva anche di Corvino che avesse sbagliato il mercato, ma la proprietà gli aveva chiesto taglia il monte ingaggi, sì. E lui lo tagliò. Quindi, e questo è che hanno chiesto, fai lievitare il monte ingaggi e facesse quarto. No, però cammina sulle acque. Il più possibile di minus valenze, stava fantastico. Io credo che a Pradè, lo disse, l'obiettivo della società è di fare un punto più dell'anno scorso. Secondo il mio umilissimo parere, la squadra per fare quel campionato che la società gli aveva chiesto c'era. Non è colpa del signor Pradè se sono stati sbagliati gli allenatori, da lui. Ora, mi ricordo anche Malet del Venezia che arriverà. Ma non li ha presi lui. Anch'io ero convinto che Iachini fosse un depotenziatore della rosa. Anch'io ero convinto che la squadra fosse non discreta. Per arrivare decimo. Ed anch'io quando Iachini andò via disse finalmente. Prandelli. E chi hanno preso? Prandelli. Che non allenava là? L'anno di mai. Ah, due anni. Ma non l'ha preso Pradè. L'ha preso la proprietà. Ho capito, però allora ha sempre ragione Pradè. Ci sono anche dei gesti nel campo. Ma qui è Cohori. Quello è un altro discorso. Alzo la mano, allora. Quello è un altro. Allora, quello se non posso essere d'accordo. Scusate, ma io dubito che Malquit e Cohori ne conoscesse commisso, giusto? Appunto, ma il mercato di gennaio non è il mercato di luglio. A gennaio compri quello che riesci a comprare in base anche alla posizione. A quello che ti danno e alla posizione. Ma che Cohori lo prendi in sostituzione di un attacco che non esiste, perché all'epoca, ci ricordiamo bene, Vlahovic non era ancora esploso. Quindi tu avevi preso Cohori. Io credo che qui ci sia.
tassello importante nella scacchiera dell'attacco per concludere una stagione che era già di per sé. Io credo che qui ci sia eccessivamente la demonizzazione o la critica eccessiva ad alcuni e la santificazione di altri. Devono andare tutti a casa. Alcuni. Ma chi? Secondo me, se la occasione Cagliari, ma chi ha scelto l'allenatore? Chi è che ha confermato Iachini dopo l'ultima partita quando il direttore sportivo aveva fatto il mercato per un altro allenatore? Juric. Chi è che l'ha confermato? E poi tra l'altro, scusate, allora, quegli Juric di ieri sera, attenzione. Sì, però scusatemi, Marotta, quando la società prende Ronaldo, alza la mano e va via. Quando la società contesta Pioli alza la mano e va via. Cioè, quello è un altro discorso, si può contestare allora, da quel punto allora di vista. Politicamente un DS. No, ma io parlo tecnicamente, non parlo dal punto di vista... Una battuta, a gennaio c'è chi ha preso Strootman e chi ha preso Kokorin. Questione di saper lavorare. Bisogna vedere anche i soldi che c'erano a disposizione. Però al di là del mercato di gennaio... Ti ricordo 1,7, 1,8 l'anno. Ecco. La Fiorentina, capito? È il settimo a ingaggi. Io le chiedo, ma io non ce l'ho con Prete, però le chiedo, in questi due anni, qual è il colpo di Pradè? Ne dica uno. Il colpo di Pradè? Sì. Ma allora, i giocatori che hanno... è vero che alcuni giocatori non hanno reso, per quanto, ma chi è che a inizio anno pensava che la Fiorentina facesse questo campionato? No, aspetta. Ma Calleon non ha reso, ma se non me lo fa giocare sempre fuori ruolo, chi è che lo fa giocare fuori ruolo? È Pradè o l'allenatore? Ma io l'allenatore. Cioè, è dall'epoca di Montella che te non indovini un allenatore. Montella, Pioli, allora, Pioli. Montella te lo sei ritrovato. Pioli, Montella, ho capito. E l'hai riconfermato perché ci avete a finire di pagare. E allora, è sbagliato, è sbagliato. Vabbè, è sbagliato a chiamare Iachini, è sbagliato a chiamare Prandelli. Chi è che ha sbagliato? Secondo me non è stato Pradè a fare questa Iachini scelta. Iachini l'ha voluto commisso. E quindi Prandelli chi ha sbagliato? Prandelli l'ha voluto anche Pradè. Vabbè, all'inizio non si sa chi l'ha voluto. Però scusate, l'anno poi scorso dopo lui l'ha il mercato di gennaio l'ha fatto Pradè. Ha speso una fraccata di soldi per e non se ne è fatto uno buono. Sì, allora, ma per poi rivenderli sarà tutti. Stato sfortunato. Però attenzione perché c'è un VAR a Udine. Per chi? Credo a favore del Cagliari. Sono sempre l'area. No, vabbè. Credo, Guerini, anche lei. Credo che possa venir fischiato un rigore al Cagliari per un fallo di mano sul colpo di testa di Joao Pedro. Credo. Ora vado a interpretare. Spalla. Rigore. Secondo è largo così. È girato di spalle, però la palla picchia sulla mano. Dimmi. No, volevo dire le ultime due cose. Allora. Primo, io non è che ho detto che Pradè non ha colpe, ho detto che non è l'unico come si vuol far credere. Secondo, certo, ad agosto nessuno, no, non voi, ma dico in generale nella piazza. Si riferisce però dico, sempre al mondo, il mondo esterno. Vediamo che cosa decide a Udine, Michi aspetta. Sì, sì. Perché c'è una decisione che potrebbe essere importante, il VAR dice rigore. Che è rigore per il Cagliari. Rigore. Ecco, e lo fa. Vedi. Rigore Joao Pedro? Fallo è di fallo di mano è stato di Molina. Proviamo che fa anche a fare la gufata. Sarà Joao Pedro. Lei che scramanzia c'ha. Musso para i rigori, Sì, quindi possiamo fare per agevolare la parata. Ma no, lo segna sicuro Joao Pedro, non ne sbaglia mai. Gliel'ha parato uno Dragoschi per miracolo. Ecco, questo mi piace, Quindi è gol sicuro, è gol sicuro. Ma credo vinceva che il Cagliari vinceva Udine, ce l'ha detto. 55 vantaggio Cagliari perché il rigore di Joao Pedro va a Udine, Cagliari 1, Udinese 0, il rigore di Joao Pedro, ti ho tolto delle speranze perché tu la vedi dopo, ma ti dico che segna, guardala, guarda, pum, gol, 1-0. Ma se la buttavo bene. Sempre, Lui non so come fanno, sanno le cose prima. Comunque Joao Pedro si potrebbe prendere, per esempio, ecco. No? Chi? Se l'ha detto. Sì, appunto, Dio, si potrebbe prendere. Meno Allegri? Non Allegri con meno Allegri con la minuscola dopo per questo forza, gol è per forza ma da ripiombare allora mettiamolo in questo modo dopo che hai visto Verona che hai vinto come hai vinto con Verona cioè con determinazione loro non è che stasera abbiano fatto il loro palo del Cagliari chissà che cosa hanno chiuso una squadra in difesa sì ma non è che hanno spaccato i pali hanno preso due. Sì. No, Micheletti. Però mi sono spaventato. Cerchi di alleggerire, no, non ce la faccio. Lascia non stare. Ce la faccio. Parliamo della Super League, no. È meglio, vai. Vi preoccupa? Sì, molto. Sì. Io uguali spero. Pari pari. Siete nello stesso stato d'animo in cui eravate prima di Verona? No, 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 no. Questo no, intendo no, dire. No, no, no. Allora, Verona, prima di Verona, apri la finestra. Vedevi buio. Buio. Ora, apri la finestra, la vedo la salvezza, ma c'è ancora un sacco di stazioni per arrivarci. Allora,
siccome poi la salvezza dipende da me, ma dipende anche dagli altri, dipende molto da quello che fa il Cagliari, Cagliari domenica con la Roma. Io non vorrei arrivare a Cagliari e avere due punti, vorrei avere quattro. Almeno quattro. Almeno quattro. Restano. Poi io sono dell'idea che a Cagliari non si perde. Se c'è avanti punti, no, ma se ce n'è due. Perché la Fiorentina perde, anche perché perde con l'Inter, ma a Cagliari la Fiorentina non è detto che perda per forza. E a Bologna? A Bologna secondo me si vince. Sì. Oh, ragazzi, guarda che anche il Bologna. Sì, ma si chiama motivazioni. Alla fine, ieri, Verona non ne aveva. Giustamente, un po' aveva voglia che ha. È come l'Udinese. Cagliari. L'Udinese oggi, che voglia, cioè, se va però sotto. Te stai vedendo questa voglia che stanno, per esempio, mettendo il Cagliari da parte della Fiorentina? Beh, ieri, ieri sì. Sì. Ma l'avete visto voi, dopo, magari sono piccoli frammenti, ma dopo il gol di Casares, tutta la panchina. Però si ricorda anche dopo il rigore, anche dopo rigore di Vlahovic, il primo a andare è stato proprio Castrovilli. Cioè, hai visto, magari sbaglio io da tifoso illuso, un senso di corpo, un senso di insieme, un senso quasi d'orgoglio e dire porca miseria, ce la facciamo. Che è la cosa buona che io dicevo prima ieri in trasmissione, invidiava al Cagliari, l'avevo visto fare al Cagliari. Certo, nella partita col Parma. Dopo il gol di Cerri, che vidi tutti buttarsi addosso, ma porca miseria. Potrò mai vedere la Fiorentina e l'ho visto ieri sera. Ieri. Quindi sono quei piccoli segnali. Senza Lippi, tra l'altro. Senza Lippi, senza Lippi, se no è incredibile, non capisco come abbiamo bastava fatto. Bastava nominarlo. E anche senza Bernardeschi, fra l'altro. Non c'era Bernardeschi ieri sera. No, neanche Chiesa. Ecco, a me dispiace una cosa, dicevo ieri sera. Di non vedere Chiesa domenica. Sarebbe piaciuto lo stadio. Perché poi lo sapete, non c'era le persone. Io sono contro la violenza, contro l'intolleranza, ma l'ironia sì. E far capire certo a Chiesa come te ne sei andato male. Perché si può anche andare via nella visto vita. Visto che voi avete una passione particolare nel raccontare la storia delle maglie, nell'ambito delle maglie. Che maglia tanto scopriatore è Cerchi e Daltonio, sì, quando ti dici bella questa maglia, bella questa, non vedi odore. Lo scoperto ora. Sono Daltonio, ma non sono cieco. L'ho scoperto per 50 puntate che diceva guarda me questa, cioè vanno rifatte tutte. Posso sbagliare la tonalità, ma insomma, diceva guarda quel viola. Non diminuisca la bellezza. Che maglia faresti per il ritorno di Chiesa? Sai quelle magliette solite, no? Da tifoso. Cosa ci potrebbe inventare la tifoseria su Chiesa? Ma ragazzi, ma siamo una condizione tale che non si può pensare agli sfottò a Chiesa, cioè, capito? Come no? No, noi bisogna fare un punto domenica alla Juve. Se ricordi sempre che in Amici miei al funerale del Perossi sì, pigliano in giro. Ho capito, allora, ma è bello e morto, noi ancora stiamo a morire. Che in fin di vita bisogna avere il gusto d'ironia, perché è la chiave migliore per leggere la vita. Viene Chiesa, si va vicino al pareggio l'Udinese. Grande occasione. Ti piglio un giro lo stesso se posso. Perché questo secondo me è un modo in panchina? No, in panchina neanche. Io penso per uno come Chiesa. Gioca che fa Chiesa, gioca o no? Non so se forse va in tribuna. Forse no. Forse quasi no. Sicuramente no. No, che sì, però. Tecnicamente ti dico meglio ci sia. Però anche Bernardeschi se è guarito dai Covid. Potrebbe essere un abbinamento giusto. Però dentro di me vorrei giocasse Chiesa. Per fargli sera. Tabono, ho capito, è forte Chiesa. È meglio è se un gioco. Chiesa è forte. Poi mi viene col coltello in mezzo a denti. Ricordo. Ma non è un giocatore a coltello in mezzo a denti. Ricordiamo quando tornò Bernardeschi, segnò subito. Noi ci segniamo. Pareggio a Bologna, Bologna 1 e Torino 1. Ha pareggiato anche il Torino. Ma io il Torino non lo dai per salvo. Sì. Lo dai per fuori gioco. Il Torino ha distrutto la Super League, il proprietario del Torino. Eh sì. Avete visto la Gazzetta e il Corriere? E Marca stati, anche. Ora Marca non lo leggo la mattina. No, ma perché Florentino ieri c'è stato, perché fra le altre cose di questa Superlega c'è stata questa seguitissima trasmissione, il Ciringuito a mezzanotte, orario spagnolo con Florentino Perez, e hanno fatto vedere il giornale Marca, che andava contro, e lui ha detto, credo l'unica volta che sia mai successo, Florentino Perez ha detto, è il duegno, il proprietario di Marca è lo stesso del Torino, Cairo, cioè ha nominato, e il Torino è andato in Europa così, in questa maniera il Torino e ora è andato in Europa. La battaglia per non dare autostrade per l'Italia a Florentino Perez. Come si chiama il programma? È il Ciringuito. C'ha lo stesso, diciamo, la sigla di Mai Dire Gol. L'avevi visto? Scusate, ma dove lo vedete? Due sono sui social. Mamma mia, cos'è social? Non sei social. Mamma mia, cos'è uscito? Il Ciringuito. Vicino al pareggio il Parma a Torino con un salvataggio sulla linea di Cuadrado. Festeggia il mio 11° anno su Twitter.
di Ciringhito. Davvero? No, mio, vabbè, no, no, per carità, ma... Capisci perché la Superlega ha una ragione di esistere? Perché questa è la generazione. Così come c'è il Ciringhito. Io non lo seguo il Ciringhito, scusate. Noi siamo preistoria. Io non lo seguo, però. No, noi siamo vecchi di secca. E purtroppo dobbiamo farci che zecca, però almeno per me, però Ciringhito per me sta un colpo, perché poi lo conosco proprio. Loro sanno tutto, ma poi è così da fare. Ma cos'è una, scusate, è una trasmissione, sì. Ma di chi? In Spagna, spagnola. Spagnola? Sì, ma quindi voi vedete le cose spagnole. No, l'hanno twittata, Perez è andata a parlare a mezzanotte dicendo lo faremo, poi dopo tre ore è tutto era finito. Quindi siete anche esperti di Toreri, tipo le corride che le fa per questo. No, per l'amor di Dio, la corrida non credo. Domando, però, Michele, per dire Michele Tossani mi ha ucciso l'altra volta perché diceva sì, perché come è stata la dichiarazione del Guardian? Il Guardian. Io credevo di essere avanti perché riesco a leggere ancora mezza mazzetta dei giornali. Io la mattina leggo, lo posso dire. Ho detto, ma perché leggi il Guardian? No, lo vedo su internet. Sì, le prime pagine. Stefano, già una domanda. Scambiereste la posizione in classifica attuale della Fiorentina con quella dell'Inter a prezzo di avere Conte in panchina? Vedi? No, io no. Cioè, primo in classifica. Te lo chiedo, ragazzi, io l'ho già dichiarato. Se viene Conte a Firenze, bene, io per un anno non è che ti voglio. Un anno sabbatico. Non è che ti voglio. Porta la bambina allo zoo la domenica, vado a vedere. Hai Ciringhito. C'è chi poi ti voglio vedere allo zoo, via. Se tu vai allo zoo a vedere la zebra. Lo zoo no. Ma il tifo. No, via allo zoo. Lo zoo no. Allo zoo di Pistoia. Salutiamo gli amici di Pistoia. Se si comincia a vincere, voglio vedere qua se tu vai a vedere la zebra allo zoo di Pistoia. Dai, ben via. Ragazzi. Ci sono dei tifosi dell'Inter, qualcuno anche deep, diciamo così, che non hanno preso bene, eufemismo, l'arrivo di Conte, certo. E ancora cordialmente lo odiano, però lo scudetto lo pigliano. Sì, ma certo, ma lo prenderà anch'io alla fine, però dire... Allora però non è in linea con il suo ragionamento. Lo prenderebbe, io no in questo momento, perché per me Conte davvero più di Lippi. Più di Lippi no. Quasi come Lippi. C'è le quasi come... Sì. Sì, ma scusa, ma perché se ne fa questo? Ma te vorresti morire in un incidente d'automobile o sei cascati sotto l'aeroplano? Ma anche, morire, esatto, anche meglio soffocato no, dal gas. La superazione gelabile. E c'è chi bello così, dai. Io quando parla la radio... Però scusi. Ti faccio tutti contro Batman. Però c'è una differenza fra Conte e Lippi. Questa me la deve ammettere. I capelli. No. Conte è ancora un allenatore bravo. Accidenti. Lippi è un pensionato cinese, cioè è stato bravissimo. È un ex. Però scusate, allora io vi faccio una domanda. Su Conte è un allenatore bravo. Su Conte è un allenatore bravo. Dov'è che Conte ha vinto? Ovunque. Ovunque. Al Chelsea il primo anno ha vinto il campionato. Allora, ferma, ha vinto alla Juventus. È andato via perché sembrava fosse sa che, è arrivato Allegri, ha vinto 5 di fila e ha fatto il finale. Allegri, allora, no, nel senso, Conte, no, perché c'è sempre... Traversa dell'Udinese. Alt, nel senso, bonariamente, però Conte, allora, dovunque è andato, il campionato, lasciamo perdere in Europa, è un altro ragionamento, ecco. Però il campionato lo ha vinto. Il signor Allegri è stato molto furbo i primi anni. No, sì. A campare di rendita no. Con una squadra più forte perché non aveva Matri e Vucinic davanti, mentre il signor Conte ha preso una squadra che era finita settima in classifica con davanti gli attaccanti Matri e Vucinic e ha vinto tre campionati di seguito. All'Inter all'Inter Peluso, all'Inter ora tutti dicono ma guarda che squadra che c'ha. Ma chi erano questi giocatori prima che arrivasse il signor Conte? Lukaku. Come? A Imola hanno pagato Lukaku. 80 milioni hanno pagato solo Lukaku. Lui. Lukaku scarto 80 milioni hanno pagato Lukaku. Lukaku. Vabbè, 80 milioni sarà stato forte, se no uno pagavano 80 milioni. Ma Ahimi è un giocatore. Ma Lukaku l'hanno pagato Lukaku 80 milioni. Ho capito, ma era uno scarto del Manchester United. Quando l'hanno pagato. Quante volte hanno sentito fare Manchester United? Barella veniva dal campo. 80 milioni. Era una riserva nel Manchester United del Lukaku. Quando sono andati via c'è gente a festeggiare. La squadra è più forte è più forte perché c'è Conte che l'ha resa più forte, che valorizza i giocatori. Ma che europeo ha fatto Conte con Giaccherini? Ma che giocatore c'è? 3-1 Juve Arthur. Conte è il miglior allenatore italiano che ci sia. Concordo con lui. Ad oggi è il miglior allenatore italiano. Assolutamente ragione. Juventus 3 Parma 1.
ha segnato Bellini. Poi può stare antipatico, può essere juventino, può dire no, a me sta sulle scatole. Oggettivamente è l'allenatore. Ma italiano, migliore. Conte vince i campionati non giocando le coppe. Chi è l'allenatore perché più vince. Bravo? C'è gente che vince mai quello. Allegri ha dimostrato. Allegri è talmente bravo che in Europa hanno cambiato 10 squadre, non l'ha preso nessuno. Nessuno l'ha voluto. A casa? Mi racconta questo grande conto all'europeo come è arrivato? Dopo la pubblicità glielo racconti, Italia? Fermo. Fuori ai quarti. Ma che squadra aveva? Fuori ai quarti. Ma che squadra aveva? Il Prandelli squadra aveva prima, in finale di ma Coppa Europa. Ma che squadra aveva? Ma che squadra aveva Conte? Vai Giovanni! Ma che squadra aveva Conte? Ciao Giacchino! Vai Giovanni! L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Quest'anno fai come me, devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio Lapira di Prato, che gestisce dal 1984 i servizi di mensa e dormitorio per le persone povere. Devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio Lapira. Puoi trasformare la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà concreta. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili. Offerte imperdibili tutti i mesi. Pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia. Un caffè di ottima qualità lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980 punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Valle dei Fiori a Pescia. Parrucche donna, tupè uomo, anche per chemioterapia. Consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, tagli e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia. Siamo a vostra disposizione con professionalità e riservatezza. Eccoci nuovamente pronti, siamo all'alba dei 20 minuti finali di questo turno infrasettimanale che sta regalando qualche tranquillità. Mamma mia cosa ha sbagliato l'Udinese, mamma mia cosa ha sbagliato andare, l'Udinese. Sì, Udine Nestorowski se le dico, ha sbagliato un come gol. Ha fatto da... Ah non so, come ha fatto a sbagliare il gol Lukaku da solo a porta vuota, è riuscito a farsi rimontare sia da un evento che da un altro. Potrebbe esserci anche
un fallo per l'Udinese? No, perché no. È Okaka che tiene Godin. Cioè, ah, questo era fallo. Forse questo era fallo, poi è stato sbagliato tutto. Greta, prego. Allora, arrivano tanti messaggi più sulla Fiorentina, per me la salvezza non è a 38, occhio perché si sta alzando l'asticella e non vorrei ritrovarmi a Crotone dentro o fuori. In più riguardo alla partita di ieri, stanno dicendo che Biraghi è peggiore in campo e assolutamente il prossimo anno deve andare via, e anche Pezzella. Milenkovic invece può rimanere, mentre secondo voi Vlahovic rimarrà alla Fiorentina, quasi sicuramente il migliore della stagione, andrà via. Dovete darvi un vostro... Vai Giacomo. No. Ora, quasi sicuramente ho fatto riassunto perché ne arrivano tantissimi. Quasi sicuramente andrà via, mi sembra, insomma, si porti un po' avanti. Intanto perché... sono al terzo colloquio con la Roma. Sì, intanto c'ha 2 anni di contratto e se la società si facesse sentire potrebbe farsi 2 anni di panchina e magari firmare il contratto. Il Courage continua a intrattenersi in colloquio con la Roma. E colloquerà con la Roma. Però gli racconteranno... Che bravo, c'è un contratto fino al 2023. Allora, esatto. Che io sappia, la Roma è disposta a pagare 3 milioni e che Commisso in questo momento sta, diciamo, vagliando i 2 milioni e qualcosa. Come stipendio stai parlando? Sì. Io non lo so, io credo che una Fiorentina che vuole ripartire non può vendere Vlahovic. Non può perdere. Per un fatto che è simbolico. Sì, non si può neanche permettere di partire un Vlahovic che non rinnova, pensando poi di convincerlo. Cioè, abbiamo già fare la filistera di Chiesa. Perché altro è Vlahovic, o resta contento, va via. È una storia. Io non sono d'accordo su questo. Dell'idea, la Fiorentina deve creare le condizioni per cambiare un corso che purtroppo da anni va avanti. Certo, cioè, costruire una squadra vera nel quale anche Vlahovic lievita. Perché Vlahovic, io continuo a pensare, è anche interesse di Vlahovic stare a Firenze. Ancora per un anno. Se Vlahovic è quello che è perché ha avuto una squadra. Intanto gli ha consegnato la maglia numero 9 da inamovibile, perché Prandelli. Ha fatto Prandelli. Perché Vlahovic all'inizio stagione non era questo. E Firenze però lo aspettava. Prandelli, perdonami, però il diktat della proprietà all'inizio dell'anno fu che partivano da Vlahovic, ve lo ricordate? Allora, e poi subentrò Prandelli. È sordo perché sentiva. Giocava con me. Giocava addirittura. Però la società era il terzo Vlahovic. Allora, quindi... se questa è dicta della società, sono veramente dilettante allo sbaraglio. Perché se questo è dicta, a settembre li fanno rinnovare il contratto. Perché se si punta su un giocatore di 20 anni che ha altri 3 anni di contratto, firma, se no veramente si deve fare un altro mestiere. Allora, se veramente c'era questa intenzione su Vlahovic, la prima cosa da fare, prima di fargli mettere le scarpe, era fargli fare altri 2 anni di contratto. Detto questo, io vedo in Serie A altre società che di fronte a queste situazioni, poche pacche sul giocatore, pochi palleggi, ma una società come la Lazio direbbe, c'hai 2 anni di contratto, vuoi fare 2 anni di panchina a Pavoletti, oppure vuoi fare 5 anni a Firenze e poi si starà a vedere? Ma non sono convinto, c'ho il Musino. Benissimo. Ciao. I giocatori con il Musino non si fa come Chiesa, si abbracciano, si provano a convincere, perché poi, come si dice tecnicamente, ci vanno in tasca, si mettono di fronte alle proprie responsabilità. Io la vedo così. Anche perché se ti viene, voglio dire, un allenatore come Gattuso... Cioè, la Fiorentina è in mano ai procuratori, ma ve ne rendete conto o no? Sì. Se anche un giocatore che ha 2 anni di contratto può permettersi di ricattare la società di 19 anni, 20 anni, che ha fatto il primo anno di Serie A, siamo veramente alla fine, alla frutta. Ha pagato di procura la Fiorentina? Sì, appunto. Cioè, è il quinto monte ingaggi. Più di 8 quinto. Milioni. Più di 8 milioni. Okay. Stefano, ma se ci fosse qualcuno... Invece di richiamare Prandelli, non posso leggere perché sono delle parole non carine, invece di richiamare Prandelli, perché non è stato preso Semplici per un progetto triennale? Che sarebbe venuto, Ho capito, si fa 3 anni o Semplici. Questa domanda è una curiosità. Ora, 3 anni non lo so, però... No. Un progetto con Semplici. Perché un po' meglio. È un buon allenatore di Semplici. Ma dovesse venire Gattuso, quantomeno per la storia di Gattuso, è un'altra storia. Perché noi abbiamo l'idea di Gattuso mediano, al medianaccio, ma Gattuso è un signore che ha vinto una Coppa del Mondo, la Coppa dei Campioni, qualche campionato, ed ha allenato Milan e Napoli. Ma cioè, ha fatto parte del Milan quello... La storia sportiva di Gattuso è una storia di calcio. Io a Semplici voglio un bene dell'anima, come Iachim, ma... Però è un... C'è le categorie nel calcio, come ci sono nella vita. L'arrivo di Gattuso vuol dire che l'asticella delle aspettative societarie, non parlo dei tifosi, societarie, salza. Ma... Per arrivare a... Io voglio sperare almeno ora la cosa... salza, dipende che tu intendi per alzarsi, Sciechi, perché se si raccontati... Oddio, per abbassarsi da qui, da Serie B. No, nel senso, quindi, forse. Ti spiego, nel senso, perché prima sarà detto Sarri, sarà detto Spalletti, cioè queste...
è alzare, secondo me. Questi sono sogni. Sì, a parte alzare, dico questo. A parte se Gattuso, scusate, ma Gattuso sta allenando il Napoli. Che è quarto in classifica. No, voglia. E noi siamo quartultimi. Allora, se io prendo l'allenatore di una squadra, è quarta, miglioro. Allora, cosa ci aspettiamo da Gattuso? Intanto ci aspettiamo un signore che non accetta compromessi. Per cui, se chiede una punta e gli porta anche Corin, probabilmente saluta e si dà di torno. E questo per noi è una garanzia. Ci puoi stare certo. Bene, primo. Secondo, è ragionevole pensare alla chiedere alla Fiorentina, qualora rimanga in Serie A, come tutti ci auguriamo, un bel campionato tranquillo, con magari qualche bella partita, la valorizzazione di qualche giovane, in attesa l'anno successivo di avere una squadra che punta a arrivare nelle prime sette, che è, Gattuso ha vinto il mondiale allenato da Lippi. Ho capito. Anche c'è chi va a vacanza in Sicilia accanto a Viareggio, dove vive Lippi. Io ce l'ho vicino di casa. Allora, è un problema tuoi. Gattuso, è normale che si alza le ambizioni. Anche Tony è andato all'Alleanza dei Lippi. A me piace che la Fiorentina cerchi Gattuso, perché è la prova che il prossimo anno commisso, certo, più che altro non lo può passare. La cosa ci piace è che Gattuso accetti. Però è anche la prova. A me risulta che non ti dirà firmato, ma siamo perché lì. Non può firmare. Quindi, se noi ci salviamo e commisso cerca Gattuso, entra Simeone, cerca per crescere. Perché sì, forse che ho messo, si è rotto le scatole di questa sofferenza, certo, indegna che da 2 anni. Io tutte sì. Le domeniche sono qui, c'ho Galbiati lì, che c'è una il conduttore Micheletti, e soffro. Però posso anch'io sperare il prossimo anno di poter passare domeniche più tranquille. È anche la prova però che un Sarri e uno Spalletti non ti vengono a Firenze, perché vedrai. Sì, ma ora a me Sarri piace moltissimo. Ma la storia sportiva di Gattuso e Sarri è più alta quella di Gattuso. Certo, cioè non certo. È che ti arriva... Come? No, la storia sportiva? No, sportiva da che punto di vista? Dal punto di vista di calciatore. Professionale. Ma calciatore non è l'allenatore. Sono due mestieri diversi, l'ha detto lo stesso Gattuso. Ho capito, Gattuso. Ma l'esperienza te la fai, i rapporti te fai. Ma il calcio è cambiato, non è il calcio di 20 anni fa. Appunto per questo il calcio è cambiato. L'ha detto lo stesso Gattuso. A me Gattuso piace, sono d'accordo con tutto. Sono d'accordo con tutto. Dico... che l'ha detto lo stesso Gattuso. Sì, Gattuso sì, ha detto il calcio va a una velocità supersonica, io ho dovuto studiare perché quello che avevo fatto da calciatore non mi bastava. Certo. Cioè, ma studiato. Ma alle spalle ha un'esperienza tale che per forza di cosa ti fai? Te la fai più giocando la Champions League che giocando la Coppa del Nonno. Allora, dipende, per me Gattuso dipende. È la prova. Ci sono grandi grandi vuole crescere. Quello sì. Per carità, ma mi aspetto un Gattuso. Anche i giocatori, perché non ha senso dire Gattuso ti prendo e chi tu giochi il prossimo anno con Malquit, credo che Gattuso. Non credo. Credo che Gattuso via abbia. Ha mandato via da lui. E lo ha dimostrato Gattuso di essere uno che pugni sui tavoli e li picchia. Sì, no, ma assolutamente. Io, ma non perché ha vinto il mondiale. E Micheletti lo sa meglio di me, ho dei racconti di Pisa straordinari. Mi raccontano più dell'uomo, addirittura dell'uomo. Che mi raccontano la finale col Foggia. Ma dell'uomo non si può dire niente. In cui di là c'era De Zerbi, il Foggia c'era De Zerbi. Ora, non è che Gattuso la vinse da solo, ma alcune scelte caricò la squadra in maniera clamorosa. Sono racconti veri, vero? Insomma, verissimo. A me piace. Se no, ma io non contestavo. La porta di quello spogliatoio è ancora là che lo testimonia. No, ma io... Qualcuno dice, scusa, com'è Marrabatta, ti sei arrabbiato perché sono sostituito? Perché l'hai fatto questo? Oppure parlare a un mondo più alto. Avete visto già. Garantire anche alcuni giocatori. Di Napoli cosa fa? Si impiega 3 minuti a dire. Non ho detto nulla. Perché garantire... Mario Rui non viene convocato perché non si è impegnato in allenamento. Punto. Ci mette 3 secondi. O garantire anche personalmente l'arrivo a Firenze di alcuni giocatori. Perché questo fanno gli allenatori che hanno comunque un passato. Certo, Gattuso non è Guardiola, non è... Ma Guardiola a Firenze non viene. No, ma io non... Ma non ho del possibile è fra i meglio, certo. Sì, sì, ma io non... Palo dell'Udinese, cioè, dell'Udinese, palo esterno dell'Udinese. Non devo essere convinto, io sono favorevole. È vicino al 2-1 l'Inter con una conclusione da fuori di Sanchez, che è andato a sostituire... Poi mi dici. Secondo me no, dico, ma non è che dovete convincere me, io sono favorevole. Se mi si dice cosa può portare Gattuso a Firenze, tante cose, fra cui un allenatore finalmente. Dopo 4-5 anni un allenatore che si siede in panchina, un allenatore vero. E in questo caso un allenatore che potrebbe anche dare un peso diverso agli acquisti del direttore sportivo, dici tu. Quello non lo so, perché comunque sia per Gattuso, questo bisogna dirlo, cioè passare dal Napoli alla Fiorentina
è un passo indietro. È questo che volevo dire io. Quindi lui non è che viene da un campo, anche se secondo me ha fatto bene, però la no, ancora il palo Ludinese. Allora, è il secondo. Ah sì. A insistere sì. Però vedi, si trova. Il Cagliari va in difficoltà con un Udinese senza motivazioni, cioè, non è che il Cagliari sia poi, Quindi, no, anche questo non facciamo il diavolo. Nella lettura delle preoccupazioni, Michi, vai. No, dicevo, nel senso la Fiorentina in questo momento si può permettere Gattuso perché la vulgata intorno a Gattuso, secondo me anche creata da alcuni un po' ad arte, è che lui abbia fatto male quando secondo me invece col Napoli ha fatto bene quello che doveva fare. Però la vulgata, soprattutto locale lì, è questa. E quindi Gattuso è chiaro che fa un passo indietro, perché uno che lascia una squadra quarta o quinta come arrivi, quindi non so che peso potrà avere sulle decisioni. Di sicuro avrà più carisma nello spogliatoio, secondo me, e poi è un allenatore. C'è uno preparato sul pezzo, che sa dove sta andando il calcio, che si aggiorna. C'è un allenatore ancora che sta allenando, non uno comunque inadatto. Ecco, ma secondo voi Gattuso si aspetta anche un cambio di... cioè con lui ci si aspetta un cambio di direzione sportiva diverso? Cioè il direttore sportivo? O prende il pacchetto che gli darà la società? Non so che pretese possa avanzare. Cioè non credo possa arrivare a dire... rimane con Gattuso di io questi calciatori? Credo che Prate passi a una carica diversa, credo, e che il DS comunque arriva a prescindere da Gattuso, cioè allora. Credo che un DS, credo, poi tutto è in movimento. Allora, a me oggi mi risultava in redazione che Goretti sarebbe ancora abbastanza presente. Ora io con tutto il rispetto per Goretti che... quando c'è Lippi a giro. Bene. No, qui si parla di direttore tecnico. Non la digerisci. Che poi fra l'altro Lippi. Non l'ha mai fatto il direttore tecnico. Ma oggi. Comunque è conteso dalla Juve e dalla federazione. Senica Giraudo sei ancora libero. Dovrebbe esserci. Giraudo è nel Dubai. Quindi anche Giraudo. Bette che è libero. Volendo. Fa anche opinionista, mi sembra, no? Bisogna stare attento un po' dagli Uffizi, perché ogni tanto c'è problemi. Telecronista, opinionista, tutto ha fatto. Ti beccano quadri rubati in casa. No, volevo dire, Goretti è un profilo che fa al caso della Fiorentina? Io non lo conosco Goretti, quindi non lo so. Ma a Perugia non è che abbia fatto sfracelli, però ripeto, anche lì è difficile giudicare il direttore sportivo perché non è un giocatore, cioè bisogna vedere che budget aveva. Però se arrivasse Marino, io sarei contento. Io, chiaro, se arrivasse Marino, Sartori, arrivassero questi qui, uno io parte per Paolo già... Marino sarei se bisogna contento. Ricostruire in quel senso, dico, no? Però anche lì bisogna vedere quanto la piazza sia appetibile. Con Gattuso chi rimane di questi calciatori? Io spero quelli prima. Che ha detto Cecchi. Parlavamo prima, quelli lì sono alcuni giocatori come io te ne elenco prima, quarta Milenkovic, Pulga, e rinnovi chi fa rinnovare. Chi poi il discorso. Ribéry rimane con Gattuso. Io su Ribéry farò un discorso molto semplice. Caro Frank, se vuoi restare un milione, però sappi che sei la prima riserva. Non possiamo fare. Ma la prima l'ecco Corin. Perché non è che se la mette titolare Corin. La seconda riserva, cioè viene a essere quella Altafini, la ciliegina, per usare il termine, la chioccia, l'Altafini, la chioccia, la ciliegina da torta, tutta sta roba va, ma non sei più il centro di un progetto, perché io voglio sperare la Fiorentina riparta. Il problema è che te, Ribéry, glielo puoi dire, dipende da cosa tu fai, perché se gli dici scusa devi metterti in panchina perché c'è Corine qua a me, lui ti dice ragazzi io voglio bene, io sto qui fino a 80 anni. Ero partito dicendo, arriva Gattuso, immagino che anche la campagna acquisti. Io credo che Gattuso non li voglia giocatori come Ribéry, penso che voglia giocatori giovani. Un Ribéry in una rosa ci può anche stare, ma non che tu dipende se ne voglia lui. Però, scusate Ribéry, guadagna 4 milioni e mezzo, lui. Siamo a dire la Roma da 3 milioni a Vlahovic, noi siamo da 2-2 diamo 3 milioni a Vlahovic. Esatto, no, voglio dire che sennò sarebbe fantastica, sarebbe una follia. Cioè, se devo fare una spesa folle, la fo per dare a Vlahovic uno stipendio da signor centravanti. Ribéry era una bella scommessa 2 anni fa, dopo certo, 2 anni passare da 800.000 euro a 3 milioni con il primo anno di stagione in Serie A. Cioè... Sì, ma i soldi non sono mia, sono di commissione. No, faccio per dire, no, era un ragionamento filosoficamente, mio. Filosoficamente vedo più lungimirante un investimento oneroso su Vlahovic che non una spesa in prospettiva. Però lo dico 2-1 Inter gol di Lukaku annullato per fuorigioco. Però scusami Lucia, io sono Vlahovic, vengo in società e dico bene, io guadagno 800.000 euro, quest'anno ho fatto 20 gol. Quanto guadagna Calleon?
No, due, voglia, sì. Quanto guadagna Cocorin? No. Se vi chiedo tre, vi voglio bene. No, perché se no... No? Sì, sì, in sì, più io ho 20 anni, se mi vendete fra due anni ci sta che voi vi 50-60 milioni. Da casa gli dicono Ribéry può essere un punto di riferimento, quindi meglio che rimanga. Dipende il prezzo. Dipende da lui. E dal prezzo. 4 milioni no. 4 milioni ma non credo. Ora prende 4 milioni. Vorrei fare un discorso tecnico, io non ci capisco nulla. Se Gattuso ha il 4-2-3-1, Ribéry, dove gioca nel 4-2-3-1? Fa l'uno, fa l'uno. Trequartista. Può fare trequartista, forse. Volevo riprendere un concetto che avete cercato di illustrare in apertura quando parlavamo di Castrovilli, legato al discorso dell'incensamento per Vlahovic con tanto di aumentone di stipendio. Perché parlando di Castrovilli avete detto tanta roba, sì, però bisogna vedere, ha fatto bene il primo anno, bisogna rivederlo alle prove. Perché Vlahovic non dovete dargli... Non dovete usare lo stesso tipo di atteggiamento mentale e dire Vlahovic è il primo anno che fa bene. Sì, prima però di trattarlo da star, come è stato trattato da star Castrovilli, perché non dare un altro anno di attesa per valutare Vlahovic? Cioè perché Castrovilli doveva avere per forza di cose un altro anno per capire se era e invece Vlahovic questo anno? Perché pesano i gol. Allora, Castrovilli... Che io sappia non guadagna 800 mila euro l'anno. È solo una questione di soldi. No, voglio dire, Castrovilli è stato valorizzato per quello che ha dimostrato all'inizio della sua esperienza da titolare alla Fiorentina. Ora la Fiorentina il prossimo anno deve ripartire. Castrovilli c'è il prossimo anno. L'unico ruolo che è sicuramente coperto in questo momento è quello del centravanti. Poi io sinceramente un'altra punta di esperienza la metterei in rosa, perché un giovane può avere dei cali. Per esempio, io so che c'è chi no. No, Cocorin, lasciamo stare, Cocorin va a giocare alla Super League. Io prenderei Caputo, per dire da Sassuolo. Io Pavoletti. O Pavoletti, c'è un giocatore che può giocare con, può giocare al posto. Il Sassuolo il prossimo anno, l'ha detto De Zerbi, ha troppe punte, perché rientra Scamacca. Raspadori. C'è Raspadori. Raspadori, vedi loro, Ancora Llorente sbaglia il gol dell'1-1. Mamma mia quanti gol sta sbagliando. Comunque Castrovilli, ma Caputo verrebbe a fare la panchina a Vlahovic a Firenze. 2-1 Inter, questa volta è buono il gol di Lautaro Martinez, no annullato anche questo per fuori gioco. Ha lasciato un complotto contro Conte. Sì. Hanno sentito cicchi. Ma è rimasta poi, perché poi purtroppo con le tasse diventi, volevo rispondere, ma si farà un'altra trasmissione su Conte, sul più grande blef del calcio italiano, lasciamo stare. C'è un panchina Alexis Sanchez in Inter che gioca ogni tanto. Entrato, Sì, appunto dico. Stava panchina, cioè, e poi ha voluto Conte, ha voluto gente che non costava nulla, tipo Vidal o quello della Roma, il terzino. Kolarov, gente fatta fuori ovviamente non serve a niente. E comunque Conte alla Juventus ha avuto forse la Juventus più forte di sempre. Perché voi vi dimenticate la squadra, se ve la dico io, sono fuori la formazione. E nonostante ciò, in Coppa dei Campioni, Copenaghen e Galatasaray, a casa. Piano. Risultati sono fermi per il momento. Non sono d'accordo. Giacomo, attenzione però perché c'è l'Udinese in pressing per quello che riguarda la gara della Dacia Arena. Mamma mia, azione di Nestorowski, la possibilità per l'Udinese di andare ancora al cross in area di rigore. Non riesce a trovare lo spunto giusto. Il Cagliari è sempre avanti per 1-0. Genoa-Benevento, Greta, sempre 2-2. Sempre 2-2. Torino-Bologna, sempre 1-1. Sì. Fanno punti un po' tutti. Fanno punti oggi. Tutti. Fanno tutti. Cioè anche lo Spezia fa punto, con l'Inter. Lo Spezia fa punto con l'Inter, ci raggiunge. Ti sta bene, perché te l'hai detto, io tifo per lo Spezia stasera, perché è una becca. Idealmente tifo Spezia. Io tifo lo Spezia. E a me lo Spezia perché è simpatico. Bene, allora la prossima anno si tiferà lo Spezia, Cecchi. Sei italiano, un bel comunque allenatore. Castrovilli prende circa 1,2. Chi è? Non è proprio poco. Sì, però Castrovilli nel progetto Fiorentina Futura c'è per forza. Sì, sì, ma io facevo. E Castrovilli l'ha fatto poi giocare. Io facevo... Non vorrei che stessimo subendo la prima fase del fidanzamento, no? Dove l'innamoramento è sempre tutto bello. Parlo di Vlahovic. Sì. E mi viene in mente di contrapporre l'innamoramento per Castrovilli, dove anche per lui era tutto bello. Però aspetta, quest'anno lei sa che il centravanti rappresenta sempre, no, ma poi va via. La metafora della vita è quello che entra dentro, insomma. Sì, ma allora, mettiamo che la Fiorentina vende Vlahovic e prende 50 milioni di euro. Bene, chi prende centravanti il prossimo anno? Perché cioè, si apre. Il fratello di Cocò, cioè, capito? Allora, intanto partiamo da uno che quest'anno ci ha dimostrato che 15 gol in Serie A li può fare.
Sono 16, 20 partite. Parto da un fatto di dire, ragionevolmente Vlahovic 15 gol me li fa. In questo giro di ritorno, più che gol, perché gol anche Simi, ti dico, ha fatto tanti gol, Vlahovic ha dimostrato di essere un grande giocatore perché tiene la palla, cose che non faceva prima, fa salire la squadra, ha personalità, prende falli, quindi è un buon punto di partenza. Poi Vlahovic sarà un grande centravanti per i prossimi 10 anni, dovremo vederlo, perché nelle dinamiche della testa di un ragazzo di 19 anni poi ci sono tante cose. Anche di Piontek si diceva. Esatto, allora, però io vorrei ripartire da Vlahovic, tenendo presente che la Fiorentina ha un vantaggio, non enorme, ma ha un vantaggio, c'è 5 punti sul Cagliari, c'ha 2 anni di contratto, quindi ha ancora il coltello dalla parte del manico. 23 c'ha tempo, quindi, ma non dicendo, vabbè, tanto ci sa tempo per parlare, se ne parla adesso perché abbiamo 2 anni di contratto. E questo nodo si scioglie perché la prima cosa, al di là del direttore sportivo, del direttore tecnico, dell'allenatore, è che la Fiorentina il prossimo anno deve avere una rosa di 20 giocatori contenti di stare a Firenze. Non che stanno a Firenze perché pensano ad essere di passaggio, perché non hanno trovato il prestito, perché devono essere 20 giocatori che a Firenze ci stanno volentieri, per tanti motivi. Sì, ma per essere perché Firenze la Juve Parma, 3-1 per la Juve, ultimo cartellino giallo per Cristiano perché Ronaldo. Perché banalmente prendono lo stipendio regolarmente, a differenza di quello che avviene per 15 altre squadre della Serie A. Perché comunque sono una piazza ambiziosa, perché si tornerà in uno stadio dove la gente si fa sentire. Quindi devono essere 20 giocatori contenti di stare alla Fiorentina, tutti. Perché però per essere contenti ci deve essere anche un progetto che, voglio dire, incentivi anche, certo, e ci sia l'ambizione, insomma, di arrivare, sì, a... Ma noi stanno, siamo partiti con una squadra che si diceva non essere malaccio, dove il direttore sportivo alla prima presentazione ha detto Pezzella e Milenkovic volevano andare via, però non si è trovato modo di darli via. Cioè, questo siamo subito partiti alla grande allegria. Disse anche a Iaini, non ha mai avuto una squadra così forte. Era vero. Mi fermo perché siamo già in ritardo sulla pubblicità. Era vero, siamo anche a ridosso della fase finale delle due partite che stiamo monitorando, 5 di recupero a Udine, 4 di recupero a Spezia, i risultati sono fermi, 1-0 per il Cagliari, 1-1 per lo Spezia. Giovanni Testa, grazie per la pubblicità. Da Euronics ti aspettano lo sconto IVA e il doppio sconto IVA. Scopri le offerte su migliaia di prodotti. Il momento per rinnovare la tua tecnologia è ora. In negozio e online su euronics.it. Frizzanz. Libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz. Professionisti contro le zanzare. Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Il Bar Valentina,
un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Vieni nel posto giusto. Dal 2003 Franchising Mercatino è presente in Piazza Mercato Nuovo 3 a Prato. Puoi vendere il tuo usato esponendolo gratuitamente e ricavando dal 50 al 70% su abbigliamento, oggettistica, libri, mobili, fumetti, dischi, elettrodomestici e tanto altro. Compra nel nostro negozio, potrai scegliere tra migliaia di oggetti usati selezionati. Serie B. 20 minuti ancora di trasmissione, stanno arrivando tutti i risultati finali, anzi sono tutti i risultati finali tranne la gara di Bologna. È finita Spezia Inter 1-1, è finita a Torino Juventus Parma 3-1, è finita a Udine Cagliari batte Udinese 1-0, e questo è sicuramente il risultato che meno piace alla Fiorentina. Adesso cercheremo di capire se questi risultati con la relativa classifica cambiano quell'aura di soddisfazione, di allegria, di tranquillità, di serenità che era partita ieri sera dopo la vittoria a Verona. Intanto andiamo a vedere il riepilogo dei risultati grazie a Giovanni Testa. A Verona, Fiorentina batte Verona 2-1, oggi forse il risultato più clamoroso, Sassuolo batte Milan 2-1, Bologna-Torino 1-1, è finale Greta o si sta ancora giocando? No, è finita adesso. Finita adesso, bene, quindi è ufficiale Bologna-Torino, fa punti anche il Torino. Capito, fa punti tutti. A Crotone. Sampdoria batte Crotone 1-0, Genoa-Benevento 2-2 tutto nel primo tempo, Juventus-Parma 3-1, gara in rimonta per la Juve che era andata sotto 1-0 per una punizione di Brugman, partita faticosa dell'Inter a Spezia, ha sempre fatto la partita l'Inter, ha segnato poi il suo pareggio dopo che era passato in vantaggio lo Spezia su paperaccia di Handanovic e Udinese, e a Udine Cagliari batte Udinese 1-0. Il gol di João Pedro su calcio di rigore, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio domani, per cui la classifica dice Inter ha più 10 sul Milan, 76 contro 66 e ne mancano 6, se non sbaglio, di giornate alla fine. Juventus 65, Atalanta 64, Napoli 60, Lazio 58, Roma 54 e qui finisce la zona Europa, anche se onestamente devo dirvi che la nuova coppa, quella, la terza coppa europea, non capisco a chi vada, non lo so. Credo che il Sassuolo possa avere qualche grano di speranziera di fare comunque. Dipende questa, se la Roma vince la coppa. La terza coppa. Io non ho capito. Se la Roma perché è un casino, non lo so, mi viene mal di testa. Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36. Fiorentina, te li metto così sei più tranquillo, Stefano. Fiorentina, Spezia e Genoa 33. Torino e Benevento 31, Cagliari 28. Allora, ieri sera eri a 5 punti dal Cagliari, stasera 6. Ma era 8. Prima di giocare con il Verona eri a 5 punti dal Cagliari, giochi con il Verona, gioca il Cagliari, resti a 5 punti. Sei più o meno preoccupato di ieri sera? No, ieri sera ero felice. Stasera no, prima della partita. Hanno fatto punti tutti. E quindi sei più o meno preoccupato? Di quanto eri preoccupato prima di Verona? Meno preoccupato, perché io prima di Verona perché avevo il terrore di non vincere a Verona. Vinto a Verona, vinto a Verona, però siccome è 2 ore sto guardando le partite, ma vuoi vedere faccio la sintesi. La Fiorentina deve fare 3 punti tra domenica e Bologna, deve vincerne una, punto. Perché l'ultima di Crotone ti fa schifo? No, considerando quella di vincerla, io considero di quindi vincere a Crotone. Punti? Perché se vinci Crotone fanno 3. Io fanno 4 e 3 con il Bologna fanno 7 punti, li vuoi far fare? Se no non ci sarà. Puoi arrivare a 40? Il Cagliari vince domenica. Puoi arrivare a 40 punti per salvare. Il Cagliari domenica la Roma vince. Siccome il Torino lo vedo in risalita, io per essere tranquillo e non andare a Crotone a dire ho bisogno di 3 punti, perché se vai a Crotone ho bisogno di 3 punti è la cosa peggiore da fare.
Allora io vorrei far tre punti, per stare tranquillo, tra Bologna e Juventus. Poi andare a Cagliari, quindi con un margine di 5 uguale. Di 4, non so di quanti saranno. Ma devo fare tre punti tra Bologna e Juventus. Però prima di Cagliari gioca anche con la Lazio, se non sbaglio. Sì. Sì. Sì, ma è anche, capito, siamo sempre lì. Per l'appunto la Lazio stasera deve vincere per forza tutti. Però allora facciamo un discorso di ragionevolezza. Allora, vuoi il calendario comparato di Fiorentina e Cagliari sotto... No, io vorrei fare un altro ragionamento, se me lo consenti. Come se vuoi ce l'ho, le dico. Allora, da un punto di vista dei tifosi, che abbiamo visto cose noi tifosi, la Fiorentina vince 3-0 a Cesena e pareggiare 3-3 in 7 minuti, abbiamo visto di tutto. Quindi è chiaro che noi diciamo... facciamo più punti possibili subito per toglierci da questo incubo. Ora, la lotta per non retrocedere dice che insieme alla Fiorentina è un testa a testa Cagliari-Fiorentina. È una lotta che vede il Cagliari molto indietro di 5 punti e poi c'è la Fiorentina e Genoa, lo Spezia e Benevento e forse ne dimentico una. No. E il Torino. Sì, va bene. E il Torino, perché il Torino ha 2 punti meno della Fiorentina. Ma io però, non lo considero, ma c'ha 2 punti meno della Fiorentina. Gli sconti diretti peggio, deve giocare la gara con la Lazio. Ho capito. Che però interessa la Lazio. Potrebbe anche perdere la gara alla Lazio e Torino. Diciamo la pareggia, ti resta comunque dietro. Torino Parma in casa. Allora, se mi dici tutte le partite di via alla fine, ti sto dicendo che ci sono 6 squadre che lottano per non andare in Serie B, una delle quali è staccata di 5 punti, il Cagliari. Verona-Torino-Verona. Ha messo peggio il Cagliari. Allora, ti sto dicendo, certo che la Fiorentina deve stare attenta, come lo devono stare tutte le altre. Allora, Spezia-Torino. Spezia Torino o vince lo Spezia o vince il Torino. Qua dicono quindi... dobbiamo fare la scorsa su Benevento e Spezia. Noi dobbiamo, secondo me, la Fiorentina deve, avendo recuperato un minimo di serenità, perché ha vinto a Verona. Torino Benevento. Ma allora mazza e vo via. No, il Torino c'è il calendario quello più favorevole. Va bene, allora ragazzi, ci avete ragione voi. Ma qualche partita la perderanno sono o questi sono diventati tutti Real Madrid, sono tutti in fondo. Sono un po' tafazziani. No, allora, ci sono 6 squadre che lottano per non retrocedere. La Fiorentina deve essere 6 squadre e quella che ha più punti. Insieme al Genoa e a quell'altra squadra. Il Torino è dietro, il Benevento è dietro. La Fiorentina deve, con tranquillità, provare a fare punti a tutte le partite. Un punto grazie, con la Juve. Grazie, ho capito, ti sto dicendo, ma non è che uno deve dire fa un punto Pippo, ne fotte a Crotone. La Fiorentina in questo momento, nel gruppo che lotta per non retrocedere, avanti a tutti. Deve avere questa consapevolezza. Poi se si dice, il Cagliari quante partite manca? 6, fa 18 punti. Il Torino fa 18 punti, noi bisogna fare 16 punti, se no si fa in Serie B. Siccome ragionevolmente non ci sta che anche queste qui avranno qualche passo falso, questo deve essere la cosa che anima la Fiorentina. Poi da tifosi è chiaro che si trema fino a che non si vedrà questa squadra salvata. Io la vedo così. Michele, invece per la lotta in cima, secondo pareggio consecutivo della squadra di Conte, non è mai accaduto in questo campionato. Vado a memoria, ma non mi pare che abbia mai pareggiato 2 partite. No, mi pare di no. Nonostante ciò ha guadagnato un punto. La Juve ne ha guadagnati 2. La Juve ne ha guadagnati 2 e la Juve ha 65, ha meno 11 dall'Inter. È tutto fattibile ancora. Ora 11. No. Ora via. Ora. Non credo. Giorgio. Io credo che alla Juve. Le giornate alla fine, 18 punti. Io credo che l'obiettivo. Credo che gli obiettivi che sono rimasti alla Juve. Allora si può salvare anche il Parma. Anche il Crotone c'ha qualche chance. No? 18, 33. No, retrocede. No. Se fa 36 il Crotone, ma la Parma no. Parma no. Parma c'è in piena forza. Parma è in piena forza. Vai Michi. No, dicevo, credo che l'unico obiettivo oltre a quello della qualificazione in Champions, che non sarebbe poco per la Juventus, l'unico obiettivo gli è rimasto rispetto all'Inter è cercare di non far festeggiare l'Inter quando verrà a giocare allo stadio contro la Juve, se no stavolta Conte non alzerà il dito ma la coppa davanti a Agnelli. Mi pare che sia la terzultima di campionato. Cosa del genere. Vado a memoria. Credo sia rimasto solo questa alla Juve. Ed entrare. No, soprattutto quello. Entrare in Champions, perché se non dovesse entrare in Champions. Anche perché il disastro sarebbe completo . E avremmo trovato, che non era Sarri, il nuovo Maifredi. Ma sicuramente sarebbe la via, no? Voglio dire, della fine dell'avventura di Pirlo sulla panchina. E anche di Allegri, e anche di Agnelli, credo. Lucia, sei più guerriniana o più cecchiana per quello che riguarda il futuro della Fiorentina? Cioè sei più tendente all'ottimismo come è Giacomo o un pochino più sottolineatore delle difficoltà che sono disseminate sul terreno, come Stefano? Guarda Giorgio, a me mi scappa da ridere a dirti questa cosa, no? Perché ti ridico le stesse cose di quando è cominciato il campionato, cioè
ti dico, qual è la vera Fiorentina? Non lo so, io non lo so. Cioè, capisci, è passato un intero campionato e per tutto il campionato noi ci siamo detti questa cosa. Quindi io mi auguro che la Fiorentina sia quella, seppur non bella ed eccelsa, che abbiamo visto contro il Verona. Perché se la Fiorentina sarà quella, allora ti dico, io non ho preoccupazione, la Fiorentina possa fare quei punti necessari per arrivare alla salvezza. Ora, francamente ti dico, visto il calendario, non credo che la Fiorentina rischi la Serie B. Però, insomma, le congetture, i calcoli che stiamo facendo sono abbastanza sul filo. Possiamo dire una cosa, filo, se la Fiorentina è quella che abbiamo visto, non perde a Cagliari, non perde a Bologna, ecco, vince il Crotone, perde a Napoli, Lazio e Juventus. A me mi sta bene. Se questa, cioè, se la Fiorentina è quella che abbiamo visto quest'anno, esatto, è questo, perché la Fiorentina ha le squadre deboli, ha perso, se non sbaglio, col Benevento quando c'era Prandelli, sì, e a Udine malamente. Poi il resto non ha mai perso le squadre. Quindi, se la Fiorentina è questa. Ora inizia un altro campionato, inizia un campionato dove le partite non c'è prima e ultima, cioè lì sono tutte partite da giocare col coltello tra i denti. Con tre o quattro squadre che per forza di motivazioni, Udinese, Sampdoria, certo, Verona, che hanno meno motivazione. C'è anche il retroscena. Cosa c'è? È uscito un retroscena ora di Diario AS in Spagna, secondo il quale ha contribuito fortemente alla fine prematura della Superlega l'intervento diretto di Boris Johnson, che ha chiamato i club e ha minacciato di porre qualsiasi tipo di ostacolo, compreso, visto che ora c'è stata la Brexit, il permesso per i giocatori stranieri per andare a giocare, cercando di sfruttare anche l'onda popolare, e praticamente li ha convinti a recedere. Quindi Boris Johnson ha vaccinato tutti gli inglesi prima di tutti. Infatti c'è scritto, ha ammazzato sta roba, era un imbecille, chissà se era intelligente. C'è scritto che, visto la popolarità che ha per merito della vaccinazione, ha colto la palla al balzo anche di questa ventata popolare, ha chiamato direttamente la Biblia, ha minacciati, e così ha cresciuto ancora. Di non fargli la cosa era quello della immunità di gregge, vi ricordate le polemiche all'inizio? Ha ribaltato il quadro. È quello che sarà preso il Covid e che diceva che non esisteva, che non o sbaglio? No, lui diceva una cosa diversa. Cioè, sì, ma insomma. Lo faccio vedere a tutti, quindi però sì, ma ci sta che sia successo questo. Però voglio dire, è una pressione di massa, perché Boris Johnson dice ha sfruttato anche quello, più elementi, ha sfruttato anche quello, un senso. Certo, se i tifosi del Manchester City, del Manchester United, di Liverpool avessero fatto caroselli dicendo che finiva la Superliga, come hanno fatto alcuni, non nominiamo, sì, vabbè, no, a quei tifosi di alcune squadre, qui in Italia c'era gente che ha detto: finalmente ce ne andiamo, basta con i Lotito e De Laurentiis, andiamo a fare il calcio vero. Fanno bene andarci, perché fanno figuroni. Ma chi l'ha detto questa cosa? Juventini interisti, il tifoso vero juventino, milanista, interista, sa storia che andava giù. Ma esiste? Juventini erano anche contrari. Ti garantisco io, amici juventini interisti, un interista era tutto contento. Io Juventino mi dicevo: ma che roba adesso? Le curve no, le curve una no. Cosa sono convinto. Ricordatevi che lo Juventino vero, prima di tutto, comunque bello, la curva della Juve anche se è dissociata. Ma la storia, la curva della Juve anche se è dissociata. Il resto del discorso europeista viene dopo. Dai, chi tifoso Juventino, via. Metti prima lo scudetto, perché è un po' faltro. Ma Cagliari tornava a Pozzucca, me lo ricordavo mica. È quello. Infatti. Cioè, quindi, poi c'era quegli sì, per carità, sì. Però era una sconfitta per chi ama anche il calcio. Anche gli ultras si sono dissociati. Insomma, lo Juventino che vuol più bene a Del Piero. Però hai visto bella questa immagine. Perché vanno in Serie B, che Ronaldo non poteva accettare questa cosa qui. Ma anche perché non vinceva più nulla. Cioè, nella Superliga la Juventus non toccava palla, ma di che si ragiona? C'ha ragione. Ma te pensa gli arbitri? Ti immagini o il Reale? Gli arbitri, c'è il Real Madrid e Juve. Cioè, avrebbero provato. Diventava la Sampdoria della Superliga. Avrebbero provato quello che si prova noi, capito? Avrebbero provato se si prova essere perché normale. Perché poi anche lì, al sesto anno in cui c'è Juventus Tottenham e tu sei non e decimo, dov'è il pathos? Nulla. Il bello di questo, ma guarda, personalmente già ora incontrano poco, no? A me non piace, ora io sono vecchio, ma a me non piace nemmeno la Champions di ora, cioè io preferivo la Champions, più giovane dello studio, no, però io preferivo, ho lanciato anche l'hashtag se per favore invece di questa terza coppa ci ritirassero fuori la Coppa delle Coppe. Io preferivo, allora io volevo dire una cosa, magari. Ma se mandassi in UEFA la terza, la quarta, non la decima, la dodicesima, la magia delle coppe europee
è che magari, quando c'era in televisione una partita di Coppa UEFA, la davano, io ero ragazzino, dovevi scegliere Monte Carlo, no, un c'era Göteborg, Hamburgo, e tutti si guardava come fosse un porno, c'era una cosa pazzesca. Ora c'è la Coppa dei Campioni, non ce ne frega nulla. Allora, la Coppa dei Campioni era bella quando la poteva vincere il Nottingham Forest, quando poteva vincere l'Aston Villa, perché per arrivarci c'era la difficoltà. Il Nottingham Forest l'ha vinta perché è il primo turno, perché è il Liverpool, e fece fuori il Liverpool e poi arrivava in finale. Allora, questa è la Coppa dei Campioni, dove se te sbagliavi una partita eri fuori. Ora, dove si gioca io contro Tyson e si fa 24 incontri, cioè alla fine Tyson mi fa un visosi, un Cerversi, e quindi ha perso. Oppure la volta capita che tu azzecchi il cazzotto, ma io sono poi 19 volte mi massacra. Allora, voglio dire, ma questa roba qua è una cosa ormai tutta in funzione delle televisioni, cui gli stati si stanno svuotando, non ce ne frega più niente. Ma i gironi sono incominciati per quel motivo lì, perché gli investimenti fatti non permettevano alle squadre di poter uscire al DC. Non posso uscire al primo turno, ho speso 100 milioni. Devo giocare almeno 5 Vogliamo parlare del paracadute che la terza va in Europa League? Cioè hanno inventato un meccanismo in cui il merito, la bravura, scompare per che cosa? Guarda, l'intervista di oggi, quella di Agnelli, è emblematica. C'è una frase che a me mi ha colpito. Sì. Lui dice a un certo punto, il calcio non è più un gioco, è un fattore economico. Ma di che si parla? Fattore economico. Ha ragione. Com'è è così? Ormai è diventato questo. È la quinta industria italiana. Allora, ma non ce l'ha più. Allora, se fosse così, alziamoci tutti, perché io non ho mai visto fare trasmissioni su un frigorifero o sulla lavastoviglie. Si fanno sulla passione. Perché? Il calcio non potrà mai essere un fattore economico, è un'azienda che genera azioni, emozioni. Ma infatti loro dove lo vogliono portare il calcio? Lo vogliono portare verso quei mercati che non lo hanno vissuto, dove all'ingresso dello stadio hanno uno la bandiera della Juve, una bandiera dell'Inter, entrano dentro, mangiano popcorn, hamburger e vengono via. Perché i soldi a Superlega, da chi arrivavano? Da questi mercati nuovi. Esatto. Allora di perdere tifoso di Montemurlo. Italiano in Cina, era per questo. In Arabia. Però c'è una cosa preoccupante. Agnelli in intervista era arrabbiato perché diceva: non è possibile che l'evento mediaticamente più caro era la finale di Premier League per chi? Per chi dall'Inghilterra, dalla Serie B va in Serie A. Lui lo considera uno scandalo. Per me è meraviglia! Per me è meraviglia! Perché anch'io mi ricordo, cioè, l'emozione è più forte quando Fantini va in cielo, la colpisce di testa. E io ora vabbè, tu sei masochista. No, questo è il calcio. No, quando ho battuto da segna Wembley. Che io una volta so che lei è un cinico. Ma che cinico? Ma il calcio è questo. Ma no, il calcio è meraviglia. Quando a Catanzaro annaffiano il campo, lo fanno diventare a palude, ma mi fa go e il Catanzaro vince la Juventus. Quella è la meraviglia del calcio. La Juventus che gioca 27 partite in Coppa dei Campioni, la non è meraviglia. No, su questo siamo d'accordo. La meraviglia è quando poi la Juventus un giorno va in finale e perde. Esatto, dall'Hamburgo. Quella che è meraviglia. Ma c'è una fatica alle spalle di Magath. Ma la fatica di tutti. Cioè, se noi togliamo il senso dell'unità dell'evento, togliamo la bellezza del calcio, punto. No, io sono completamente d'accordo con quello che è stato detto ora. Aggiungo una cosa, il problema grave che volevo sottolineare, sono d'accordissimo con quanto è stato detto, è la questione che purtroppo il calcio non da ora sta virando sempre di più da sport a intrattenimento, certo, a entertainment. Tanto è vero che probabilmente la Super League avrebbe introdotto alcune novità come il tempo effettivo, eccetera, perché, e questo ne ha parlato Agnelli più di una volta, i quattro tempi. Più di una volta, perché i ragazzi, che per loro sono non i tifosi, i clienti del domani, non sono più abituati a vedere 90 minuti di partita, non sono più abituati a seguire tutte le partite e quindi vogliono uno spettacolo più fruibile, fast, più veloce. Fast. Ma dico un'ultima cosa velocemente in merito a questo. Ma il calcio, purtroppo, da un certo punto di vista, per quello dico, ha già virato verso l'entertainment, è diventato, non è più la PlayStation che ti fa gioire come qua all'inizio quando c'erano i primi videogiochi, perché puoi ripetere, o prima ancora il subbuteo, puoi ripetere quello che vedevi in campo, ma è il campo che sta copiando dalla PlayStation. Anche tutto questo continuo a esaltare il giocatore, non la squadra, il giocatore, perché ha fatto 400 gol, per copiare i modelli americani o modelli dove conta più l'individuo o conta di più comunque sia il record che viene battuto,
quello che ha venduto, quello che ha comprato, ma anche le stesse regole, cioè siamo passati all'eccesso opposto. Si è iniziato dicendo non bisogna, ora non si fa più, il tech non si può più fare. Prima c'era il tech, la scivolata, non si fa più. Perché? Non perché danneggi, rischi di far male, perché danneggi il capitale, cioè il giocatore offensivo sul quale la proprietà ha investito più capitale. E quindi tutte queste cose, il gioco deve essere veloce, bisogna trasmettere la partita sul computer, bisogna che ci sia l'intervento interattivo del tifoso, perché loro guardavano con questa Superlega, non che l'UEFA non lo faccia, perché ripeto è già iniziato purtroppo questo processo, però loro ancora di più, al cliente del domani o di quei mercati che un giorno tifano, dove c'è gente, con tutti i rischi, come posso essere io, che un giorno tifo per i Los Angeles Galaxy, il giorno dopo dico ah, andavo a coprirlo a New York City, domani tifo per il New York City. Perché quando hanno quei mercati lì loro. E questa è la nuova frontiera del calcio, volenti o nolenti, meno male che qualcuno sta arrivando in fondo alla propria strada. Grazie a Stefano Cecchi, è stato un piacere, Giacomo Guerrini. Grazie, grazie a voi. Grazie Lucia Petrarolli, grazie, per averci regalato il tuo mercoledì sera. Michi, ci vediamo grazie sabato pomeriggio alle 3. Greta Beccaglia, grazie, ci vediamo. Venerdì. Dunque in conduzione venerdì con il tuo. Domenica pomeriggio per Fiorentina e Juventus. E anche la sera, quindi staremo insieme. Fiorentina e Juventus, risultato? Pareggio. Pareggio, risultato? Si perde 14-0. Vabbè, Cecchi, mamma mia. Grazie a. Scaramanzia. Grazie a Leo. Grazie a Giovanni Testa che ha sopportato tutta questa bombardata anti-juventina questa sera. Sigla, grazie ancora.